Buonasera a tutti e ben ritrovati. Questa videoconferenza si intitola Obiettivo entrata periodica ed è svolta in collaborazione con Traderlink, con il resto del Carlino e fa parte del progetto Investibene di youfinance.it. Io sono Gabriele Bellelli, sono un investitore privato, sono un trader, sono un educatore finanziario e gestisco il sito bellelli.biz. Prima di iniziare vi chiedo un riscontro audio-video, quindi vi chiedo se sentite correttamente la mia voce e se vedete in modo nitido lo sfondo. E mentre diamo la possibilità a tutti di collegarsi, vediamo un attimo di far passare il disclaimer obbligatorio per legge. Allora, vedo che i riscontri sono positivi, per cui direi che possiamo partire immediatamente. Tolgo la webcam così alleggeriamo la linea perché questa sera siamo veramente in tanti, al record storico credo di presenza, anzi cioè sicuramente di presenze in videoconferenza. Mi sono già presentato quindi andiamo direttamente. L'obiettivo, dicevamo, è quello di ottenere un'entrata periodica. E, se noi andiamo sul dizionario, e andiamo a cercare la voce entrata periodica, la voce rendita, che cosa troviamo? Troviamo come descrizione quella di un'entrata continuativa di denaro senza costo, cioè in pratica identifica del denaro che viene prodotto da altro denaro che è frutto del nostro patrimonio, in pratica dei nostri risparmi. Quindi è denaro che se investito crea altro denaro. L'esempio classico sono le cedole, ad esempio, dei BTP, no? I principali titoli di Stato italiani. Chi possiede un BTP ogni 6 mesi, visto che la cedola viene staccata con cadenza semestrale, dicevo ogni 6 mesi, il possessore del BTP si vede accreditare direttamente sul proprio conto, senza fare nulla, senza richiederli, senza nessun costo, le monetine che rappresentano in pratica gli interessi del proprio investimento. Se un investitore ha acquistato 10.000 euro, ad esempio, di un'obbligazione a tasso fisso al 5%, ogni anno riceve il 5% dei 10.000 euro e quindi 500 euro lordi, a cui poi occorrerà detrarre l'imposta che è del 12,5% nel caso dei titoli di Stato e enti equiparati, oppure del 26% per tutte le altre obbligazioni. Questa è la logica dell'entrata, quindi denaro che fatto lavorare correttamente genera altro denaro. Attenzione però a un dato, perché il sogno di ogni investitore è quello di ricevere denaro facile, cioè di ottenere entrate periodiche senza fare fatica, senza studiare, no? Un po' una sorta di tutti ricchi subito, senza fare fatica, senza studiare. Purtroppo questo è il sogno che spesso e volentieri in realtà tende a trasformarsi in un incubo. Il problema è che sui mercati finanziari siamo ossessionati ogni giorno dagli imbonitori. C'è una frase a cui tengo molto, che racconto spesso nei miei seminari, che è quella di Collodi nel libro Pinocchio, quindi un libro datato, se vogliamo, ma ancora attuale per quanto riguarda perlomeno i mercati finanziari, che dice: non ti fidare di quelli che ti promettono di farti ricco in breve tempo, dalla sera alla mattina, perché o sono matti o sono imbroglioni. Ecco, molte persone purtroppo oggi cadono vittima di questi imbonitori. La realtà dei mercati finanziari purtroppo è questa, quella che vedete in sfondo in questo momento, no? Tra il sogno e la realtà ne passa parecchio. Purtroppo sui mercati finanziari è più facile perdere soldi che guadagnarli. Questo è l'assunto di partenza. Quindi rendite facili, entrate periodiche facili non ce ne sono, soprattutto oggi, come vedremo, che i principali attori, cioè il mercato immobiliare con gli affitti o i titoli di Stato con le cedole, hanno cominciato a scricchiolare, a non dare più le garanzie del passato, ma questo lo vedremo fra un attimo. Il dato di partenza qual è? È quello che purtroppo oggi sui mercati finanziari occorre studiare. È il primo passaggio. Occorre uno studio approfondito per quelle che sono le caratteristiche dei prodotti finanziari. Questa sera ne vedremo tanti, ognuno con delle caratteristiche, delle sfumature particolari, con pregi e ovviamente difetti. Occorre conoscere l'emittente, chi emette questi prodotti. Occorre verificare la solvibilità
di questo emittente, poi bisogna fare tutti i conteggi, ovviamente in termini di rendimento, di reddito, cioè di flusso cedolare erogato, eccetera, tutte cose che poi dopo vedremo. Però il dato di partenza è che oggi non è più semplice investire sui mercati finanziari, occorre studio e conoscenza, altrimenti si rischia di passare dal sogno del vivere di rendita, passatemi il termine, all'incubo che abbiamo visto prima. In più, tutto quello che vedremo questa sera, ovviamente, mi raccomando, dobbiamo inquadrarlo all'interno di quella che è la cosiddetta pianificazione finanziaria, che è un processo personale. Perché? Perché ogni persona ha dei propri obiettivi finanziari, ha una propria ottica temporale, ha un proprio grado di rischio, ha dei propri vincoli periodici. Vincoli personali, scusate, e quindi ad esempio l'anno prossimo devo cambiare la macchina, l'anno prossimo devo ristrutturare, non so, la mansarda, e quindi mi serve denaro che non posso investire oggi, o meglio lo posso investire ma solo a breve periodo, eccetera. Quindi, morale della favola, tutto quello che vedremo deve essere calibrato su quelle che sono le vostre esigenze specifiche in termini di obiettivi finanziari, ottica temporale e grado di rischio. Ovviamente questa sera l'obiettivo principe della serata è quello di generare entrate periodiche, quindi l'obiettivo di questa videoconferenza è descrivere strumenti, pregi e difetti di tutto quello che oggi è in grado di erogare un interesse periodico. Allora, quali sono gli strumenti che dal punto di vista finanziario ci permettono di ottenere un'entrata periodica? Beh, sono le obbligazioni tramite la cedola, sono le azioni tramite il dividendo, sono i certificates, tramite anche in questo caso la cedola, e sono gli immobili tranne l'affitto. Vedo che qualcuno non vede o non sente, ecco, in questi casi conviene chiudere e riaprire l'applicazione, in genere il problema si risolve. Purtroppo siamo, cioè per fortuna in realtà, siamo in tantissimi, quindi qualche disguido può capitare. Però siamo in linea correttamente, vedo che la maggioranza danno riscontri positivi. Quindi dicevo, questi sono i principali strumenti che erogano un'entrata periodica e che noi possiamo andare a trattare in tre modi fondamentalmente. Il primo è quello dell'acquisto diretto, quindi compro le singole obbligazioni, compro le singole azioni, eccetera. Oppure posso utilizzare i fondi comuni di investimento, oppure posso utilizzare gli ETF. Gli ETF sono fondamentalmente dei fondi comuni di investimento che hanno alcune peculiarità che vedremo dopo, tra cui quello di avere un costo di gestione annuo estremamente basso rispetto ai fondi comuni di investimento, essere a replica passiva e non attiva ed essere quotati su un mercato regolamentato, e quindi si possono negoziare, comprare e vendere dal borsino della banca oppure con l'home banking da casa, come se fossero azioni e obbligazioni con un click del computer, quindi c'è una certa trasparenza di prezzo. Quindi gli strumenti sono questi e queste sono le modalità principali che permettono di ottenere un'entrata periodica. Ovviamente ogni strumento finanziario, che sia un'azione, obbligazione, ETF, fondi, certificates, eccetera, presenta dei pregi e dei difetti, cioè lo strumento è, come dire, magico, quello che funziona in ogni contesto di mercato, idoneo a ogni investitore in ogni fase della propria vita, non esiste. Ogni strumento finanziario ha dei pregi e dei difetti. L'investitore consapevole, l'investitore saggio, quello che io chiamo poi il buon padre di famiglia, deve studiare per conoscere tutte le caratteristiche di questi prodotti. E una volta che è in grado quindi di capire ogni prodotto, quali peculiarità, quali pregi e quali difetti, riesce a fare tesoro di questa conoscenza e riesce a sfruttare a proprio vantaggio i pregi, limitando i difetti, in modo tale da cercare quello che è l'Oscar rischio rendimento che cercheremo di fare questa sera. Allora, ieri investire e ottenere entrate periodiche era relativamente semplice. Penso ai miei genitori, penso ai miei nonni, fondamentalmente avevano due soluzioni di investimento quando avevano dei risparmi: compravano dei titoli di Stato italiani, ad esempio il BTP, oppure compravano degli immobili, l'appartamento, percepivano l'affitto, eccetera. Questa era una soluzione molto semplice ed effettivamente è stata una soluzione che ha dato degli ottimi risultati negli anni passati. Il problema però qual è? È che oggi le regole del mercato sono cambiate. Cosa è successo? È successo che lato titoli di Stato i rendimenti sono andati a zero.
a forza di manovre non convenzionali, chiamiamole così, da parte delle banche centrali, i rendimenti e quindi di fatto anche le cedole che vengono pagate dai principali attori del mercato obbligazionario, cioè dai titoli di Stato, quindi quelle obbligazioni che erano considerate più sicure, oltre che essere tassate con un'aliquota inferiore, oggi non offrono più rendimento. Questo è dato di fatto. Quell'immagine che vedete in sfondo in questo momento non è altro che il grafico. La linea blu, quella più spessa, rappresenta, diciamo così, l'andamento del rendimento rispetto alle scadenze temporali dei titoli di Stato europei AAA, mentre quella tratteggiata rappresenta l'andamento dei titoli di Stato europei di tutte le obbligazioni, quindi titoli quindi di stati, diciamo così, virtuosi, ma anche stati un pochino meno virtuosi. Quindi, mentre la linea blu rappresenta solo le AAA come rating, quindi solo l'andamento dei titoli di Stato dei paesi virtuosi, la linea tratteggiata rappresenta tutti i paesi europei. Come si legge questo grafico? Beh, nell'asse delle X abbiamo la durata temporale, quindi qui il 5 rappresenta i 5 anni, 10, 10 anni, 15, 10, 15 anni, eccetera, fino a 30, vedete, quindi le scadenze da qui a 30 anni. Mentre sull'asse delle Y, che cosa troviamo? Troviamo il rendimento. Vedete la prima parte, meno 1, meno 0,8, non è un errore, si tratta proprio di rendimenti negativi. Poi trovate lo 0, che è il punto di pareggio, e poi dall'insù troviamo i rendimenti positivi. Che cosa notiamo? Concentriamoci sulla prima curva, che è quella spessa, quella blu. Continua, che è quella dei titoli di Stato dei paesi virtuosi, quindi delle AAA. Notiamo che parte dal rendimento negativo sulle scadenze brevi, ma praticamente anche sulle scadenze trentennali vedete che resta a rendimento zero, che potremmo tranquillamente definire negativo, anche se è zero, perché in realtà togliete le commissioni d'acquisto, togliete l'imposta di bollo, di fatto le eventuali tasse su quello che percepite, fondamentalmente anche la scadenza lunga, fondamentalmente il 30 anni, offre rendimento negativo. Quindi, da un punto di vista tecnico, i titoli virtuosi oggi offrono zero. Non va molto meglio, però, alla riga tratteggiata che quella dei titoli di Stato dei paesi meno virtuosi, ad esempio l'Italia. In realtà è la linea di tutte le obbligazioni, compreso l'Italia, la Spagna, la Grecia, eccetera. Vedete, è una linea sicuramente più elevata come grado di rendimento rispetto all'altra, ma anche qui guardate, le scadenze fino a 10 anni, vedete, sono nettamente negative. Poi da lì qualcosina migliora, ma attenzione, il trentennale, vedete, ha un rendimento dell'1% ed è un rendimento lordo. Se voi ci togliete anche in questo caso le commissioni, l'imposta di bollo, le imposte sull'eventuale guadagno, anche in questo caso voi capite che il rendimento diventa estremamente estremizzito. Quindi il dato di fatto è che oggi in Europa, lato titoli di Stato, non c'è trippa per gatti. Vi faccio un esempio, questo è un esempio che ho tratto da un'esperienza che mi è capitata qualche tempo fa. Ero a Carpi, in una città qui vicino, a fare una conferenza serale. Dove mi era richiesto fare una panoramica dei titoli di Stato italiani tra le varie cose. Quindi comincio a parlare, racconto quello che vi ho appena detto, che cioè fondamentalmente sul mercato dei titoli di Stato europei soprattutto non c'è particolare rendimento, non ci sono particolari soluzioni, no? E dopo un po' che parlavo di questa situazione, facendo vedere numeri, tabelle, statistiche, eccetera, alza la mano un signore che in modo neanche troppo educato mi dice che insomma, fondamentalmente sto dicendo una marea di stupidate, di cose inesatte, in realtà ho utilizzato altre parole un po' più, diciamo così, più vigorose, ma il concetto era quello, e mi dice che lui era appena stato in banca, proprio pochi giorni prima aveva comprato un titolo che rendeva il 9%. Un titolo di Stato italiano. In realtà aveva fatto un clamoroso errore, cioè lui aveva comprato, aveva aperto il giornale, aveva, diciamo così, dato un'occhiata a tutti quelli che nelle tabelle, no, del Sole 24 Ore, nelle ultime pagine, erano le cedole pagate da questi prodotti, aveva visto un 9% e quindi è andato in banca e ha detto voglio questo BTP che paga il 9% di cedola. In banca, non so se sono stati zitti o se non sono riusciti a spiegargli il concetto, fatto sta che gli hanno fatto eseguire questa operazione, quindi gli hanno fatto comprare questo BTP al 9%. Lui era convinto di guadagnare il 9%. In realtà, quando ho capito qual era stata la problematica, gli ho fatto vedere che fondamentalmente il suo BTP è vero che aveva la cedola del 9%, ma attenzione!
era stato comprato in area a 140, questo è il dato proprio di oggi, oggi lo si compra a 136, questa persona l'aveva comprato in area a 140, vado a memoria. Morale della favola, il dato qual è? Che questa persona pensava di avere effettivamente un'entrata cedolare e un rendimento del 9%, ma in realtà, considerando che questo titolo lo compri a 136 e ti rimborserà nel 2023 a 100, anche facendo i conti della serva, ecco, non è che ci voglia un genio. Acquisti oggi a 136 e ti rimborsa a 100 fra 4 anni, non nel 2023. Quindi in pratica conto capitale perdi 36 monetine. Lato cedole, incassi 4 cedole, è vero del 9%, ma 9 per 4 fa 36, quindi perdi 36 da una parte e guadagni 36 dall'altra nel corso degli anni. Morale della favola, fai pari e patta. In realtà se vai a calcolare, vedete, il rendimento lordo è uno 0,22, se vai a calcolare il rendimento netto, non ho messo le commissioni di acquisto della banca, hai un rendimento netto dello 0,76. Quindi questa persona era convinta di guadagnare il 9%, in realtà, dato il prezzo di acquisto, la scadenza e tutti gli altri dati, in realtà stava perdendo soldi. Ecco, questa è la situazione che stiamo vivendo, che vive oggi ogni investitore. Quindi mi raccomando, non fate l'errore di confondere la cedola con il rendimento. La cedola è effettivamente il flusso cedolare, ma il rendimento in questo caso vedete zero. Quindi attenzione, perché va bene incassare la cedola, ma deve esserci poi anche un rendimento positivo. Dobbiamo rapportare entrambi. Non va meglio, quindi morale della favola, sul mercato dei titoli di Stato, del mercato obbligazionario, lato euro soprattutto non c'è trippa per gatti. Non va meglio sul mercato immobiliare, perché se noi andiamo a analizzare la situazione, qual è? Che lato prezzi c'è un generale ribasso del prezzo di mercato, salvo ovviamente rare eccezioni, certe zone esclusive, certe città, ma in linea generale, diciamo così, il mercato è diciamo così, abbastanza depresso, si è depresso nel corso degli anni. Le tasse sul settore immobiliare comunque sono elevate, c'è un'incertezza fiscale elevata, tra l'altro questo nuovo governo pare, ma non è ancora sicuro, però qualche voce di corridoio comincia a ipotizzare che potrebbe reintrodurre la tassa sulla prima casa, un tema anche questo attuale, quindi insomma una certa incertezza grava. Quindi prezzi che faticano a crescere, addirittura scendono più che essere stabili, e incertezza fiscale. Lato affitti, beh, la situazione non è particolarmente migliore perché è in aumento il tasso di insolvenza, cioè il tasso di inquilini che purtroppo faticano a arrivare a fine mese, quindi di conseguenza faticano a pagare in modo regolare l'affitto. Poi attenzione, il fatto che io stia dicendo che il mercato immobiliare sia in crisi non vuol dire che tutta Italia, ogni zona, ogni specificità sia in crisi. In linea generale ci sono dei casi di società che guadagnano, società che magari sono gestite in modo brillante, con competenze che non sono comuni, possono riuscire oggi sul mercato immobiliare, ma in linea generale sono l'eccezione e non la norma. Si tratta, come dicevo, di società che hanno elevate competenze, capitali importanti da gestire, che creano una squadra che parte dall'architetto, dal geometra, l'avvocato, il notaio, l'impresa edile che lavora per loro, il meccanico, l'idraulico, scusate, l'elettricista, quindi insomma sono in grado di affrontare questo mercato con cognizione di causa e lo fanno come attività principale. Il piccolo risparmiatore oggi che vede nel mercato immobiliare un hobby per far fruttare i propri risparmi, ecco, è destinato a soccombere. Oggi il mercato immobiliare non è più un'alternativa dal mio punto di vista valido. E cominciamo adesso con la nostra carrellata lato strumenti finanziari per cercare di capire dove può sbattere la testa, diciamo così, un investitore a caccia di entrate. Quindi il dato di fatto qual è? È che gli strumenti del passato, titoli di Stato e immobiliare, oggi non offrono più rendimenti interessanti. Quindi l'investitore oggi, volente o nolente, è costretto a rivolgere la propria attenzione a strumenti che prima non aveva considerato. Che attenzione non vuol dire necessariamente correre dei rischi in più rispetto al passato, vuol dire semplicemente tirarsi sulle maniche e cominciare a studiare strumenti e soluzioni che nel passato non erano servite e quindi non erano state studiate. Oggi bisogna cominciare a conoscere questi nuovi strumenti e cominciare pian pianino a
familiarizzare con loro, perché saranno quelli che ci accompagneranno nei prossimi anni. Il dato di fatto, infatti, è che i tassi molto probabilmente resteranno bassi ancora a lungo in Europa. Quindi, con questa situazione di fame, di cedole, occorrerà fare i conti, dal mio punto di vista, ancora a lungo. Partiamo con lo strumento principe per quanto riguarda la pianificazione finanziaria in termini di erogazione di entrate periodiche di cedole, che sono le obbligazioni. No? Le obbligazioni le ho descritte, no, in questa immagine come lo strumento principe. Perché? Perché sono lo strumento migliore da un punto di vista finanziario per personalizzare il portafoglio, perché ci permettono di modulare le scadenze in base a quelli che sono i nostri obiettivi temporali o il nostro obiettivo proprio finanziario. Ci permette di calcolare prima di acquistare l'obbligazione, ipotizzando ovviamente di portare a scadenza, quale sarà il rendimento del nostro investimento, ma soprattutto, cosa importante per la conferenza di stasera, prima ancora di acquistare le obbligazioni ci permette di calcolare il reddito, cioè il flusso cedolare che percepiremo dopo aver comprato l'obbligazione portandola a scadenza o comunque mantenendolo in portafoglio per un certo periodo. Quindi, da un punto di vista operativo, le obbligazioni sarebbero lo strumento principale per andare a gestire una situazione di entrate periodiche. Se si lavora con le obbligazioni per ottenere un'entrata periodica, quali sono le accortezze, le prime cose che occorre da analizzare? Beh, la prima è se la struttura cedolare dell'obbligazione eroga una cedola. Sembra banale, ma vi posso garantire che in questi anni ho visto decine di casi di investitori che bussavano alla porta del mio ufficio, entravano, si lamentavano perché il proprio patrimonio non generava entrate periodiche, e poi vai a verificare cosa avevano acquistato e trovavi, ad esempio, obbligazioni zero coupon, quindi obbligazioni senza cedola, ETF oppure fondi ad accumulo, quindi che non distribuiscono i proventi ma li vanno a reinvestire, che non c'è nulla di male nell'investire in prodotti che non erogano una cedola, se si hanno determinate esigenze fiscali e finanziarie. Se l'esigenza finanziaria è quella di avere un'entrata periodica, volenti o nolenti occorre acquistare dei prodotti che erogano un'entrata periodica. Quindi il primo dato è scartare tutte le strutture cedolari che non producono una cedola. Questo è il primo dato. Secondo, ovviamente, bisogna verificare la solvibilità dell'emittente, cioè della persona a cui andiamo a prestare il denaro. Perché è indispensabile controllare la solvibilità? Beh, per un motivo molto semplice. Se noi abbiamo un capitale che deve fruttare per pagarci delle entrate periodiche, ecco che noi non possiamo correre il rischio di perdere parte di questo capitale, perché se perdiamo il capitale non abbiamo più lo strumento per generare entrate periodiche, quindi verificare la solvibilità è particolarmente importante. Dopodiché occorre calcolare il rendimento, perché abbiamo detto che la cedola è una componente, come nel caso del BTP al 9% che abbiamo visto prima, ma anche il rendimento è un'altra componente. Tornando al caso di prima, vedete, la cedola del 9% sarebbe positiva, ma comprando da 136, vedete, il rendimento diventa negativo. Quindi noi vogliamo che sia il flusso cedolare che il rendimento siano positivi. Ecco, questa è una condizione indispensabile in generale, ma soprattutto in questo momento storico, per investire nel mercato obbligazionario. Dopodiché c'è da porre l'attenzione anche sulla valuta dell'obbligazione che andiamo ad acquistare. Posto che prima abbiamo visto velocemente il quadro del mercato dei titoli di Stato europei, rendimenti estremamente estremizziti, vediamo il comparto corporate, cioè sempre lato euro, quindi sempre titoli obbligazionari, sempre titoli in euro europei, ma in questo caso con la caratteristica che sono emessi da società corporate, quindi da aziende private, quindi come Eni, Enel, Coca-Cola, eccetera. Questo è quello che passa al convento in questo momento. In realtà ci ho messo anche un qualche titolo di Stato per fare un qualche opportuno confronto, ma in linea generale, vedete, sono obbligazioni corporate. Se uno si sofferma solo lato cedola, beh, alcune cedole potrebbero sembrare interessanti, il 5,38, il 7,75, un altro 5%, il 6% di Peugeot, eccetera. In realtà, se noi andiamo a osservare,
più attentamente la solvibilità dell'emittente, a volte la scadenza particolarmente lunga o il prezzo barra rendimento offerto, ecco che dovremmo drizzare le antenne. Ad esempio, al primo posto, vedete, con rendimenti molto alti e prezzi particolarmente bassi, troviamo, vedete, l'Argentina, un emittente che è su tutte le pagine di giornale in questi giorni, quindi un emittente estremamente traballante, non è un'alternativa che mi sento di consigliare. A scendere troviamo l'obbligazione US, che però è interessante, è una buona società, ma nelle prossime settimane, nei prossimi mesi è molto probabile che venga richiamata in anticipo. Poi abbiamo Pemex, che è un titolo che si può valutare per il portafoglio, lo si compra a 110, paga una cedola del 5,50, però attenzione perché è una società che lato indebitamento occorre e deve essere, diciamo così, monitorata con attenzione. È una partecipata dello Stato messicano, Pemex significa petrolio messicano, e l'acronimo è l'unione di queste due parole, però comunque un emittente da monitorare, quindi in questo momento forse di questa lista è un meno peggio, ma sicuramente non è, diciamo così, un'alternativa a un titolo di Stato in termini di solvibilità. Dopodiché a scendere troviamo ad esempio le Intech, interessanti, ma scadono a febbraio dell'anno prossimo, dell'anno che viene, quindi ormai la ciccia è limitata. Dopo troviamo una serie di obbligazioni senza rating come le Alerion oppure le Carraro, che tra l'altro è discretamente indebitata. Poi troviamo lo Stato greco, anche qui le obbligazioni della Grecia non hanno bisogno di presentazioni. Vi ho messo anche un BTP per farvi vedere che il 2067 offre un rendimento lordo del 2,31, anche qui se togliete le commissioni di acquisto, l'imposta di bollo e le varie tasse sulle cedole, eccetera, il rendimento lordo voi capite che è molto ridotto. Se poi considerate anche il fattore inflazione, quindi non ragionate in termini nominali ma in termini reali, cioè netto l'inflazione, ecco che il quadro generale precipita ulteriormente. Quindi, insomma, morale della favola, anche questo quadro, vedete, di obbligazioni corporate mix, titoli di Stato non è particolarmente allettante, non tanto per il flusso cedolare in sé, ma abbiamo detto per il grado di rischio che comporta. A questo punto, quindi, che cosa rimane lato singole obbligazioni? Beh, non resta altro che il mercato obbligazionario delle valute estere. E in valuta estera troviamo qualcosa? Beh, la risposta è sì. Prima che mi facciate le domande, ve lo anticipo, se compriamo obbligazioni in valuta estera, ovviamente andiamo incontro al rischio cambio. Fra poco vediamo come si può eliminare oppure gestire il rischio cambio. Vedremo anche come può essere, diciamo così, possibile trasformare il rischio cambio da rischio a opportunità. Tutto questo però lo vedremo fra un attimo. Prima vediamo un attimo quali sono i rendimenti che offre il mercato delle obbligazioni in valuta estera. Obbligazioni in dollari. Beh, tra le obbligazioni in dollari vedete che qualcosa di interessante ci può cominciare a trovare. Innanzitutto troviamo dei rendimenti, parliamo non di reddito, in questo caso di cedola, parliamo prima di rendimento. Troviamo, vedete, dei rendimenti che sono tendenzialmente positivi, quantomeno sono superiori a quelli offerti dal mercato europeo, punto primo. Secondo, mediamente gli emittenti sono più solidi, a parte qualcheduno come Ford, a cui hanno appena tagliato il rating, Hertz, Goodyear e le Pemex che abbiamo citato prima, tutti gli altri, Mediobanca, Goldman, Société Générale, UniCredit, c'è un Banca IMI che fa parte del gruppo Intesa, sono tutti emittenti assolutamente solidi che non presentano criticità in questo momento. Quindi troviamo, vedete, dei rendimenti interessanti anche sulle scadenze abbastanza brevi, 2024, 2022, 2023, quindi qualcosa di interessante comincia a esserci. In molti casi, vedete, troviamo rendimenti che sono a cavallo di 100, addirittura sono sotto la pari, questo potrebbe essere utile anche da un punto di vista di una maggiore efficienza fiscale. In più abbiamo anche delle cedole che possono essere interessanti, gli emittenti un po' più traballanti, che sono quelli in cima alla lista, ovviamente in termini di maggiore rendimento, offrono ovviamente delle cedole particolarmente elevate, da un 7% a un 4,5-4,90, ma anche le altre obbligazioni, quelle messe dagli emittenti più
solidi che non presentano criticità, vedete che hanno delle caratteristiche interessanti. Dove trovate step up con un range di valori, ad esempio in questo caso dove trovate scritto step up 3, 5,50. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa è un'obbligazione medio banca che ha una struttura cedolare step up, cioè la cedola tende a crescere anno dopo anno. Quindi l'anno prossimo, nel 2019, nel 2020, adesso non mi ricordo cosa è a memoria, paga una cedola del 3%, poi da qui a scadenza, nel 2024, a ogni anno in cui pagherà la cedola, l'ammontare della cedola crescerà, ad esempio 3,5, 4, 5, fino ad arrivare al 5,5 che verrà pagato l'ultimo anno. Quindi vedete che anche in questo caso ci sono rendimenti che cominciano a essere più interessanti rispetto al mercato europeo, quindi rendimento maggiore, flusso cedolare maggiore, in alcuni casi anche efficienza fiscale, ma c'è l'incognita della valuta. Di questo ne riparleremo dopo. Se volessimo allargare lo sguardo a valute alternative rispetto al dollaro, che è la classica valuta forte, che cosa troviamo? Beh, in questo momento molto gettonate sono. È il tema della sterlina, no? Della moneta inglese. Brexit, non Brexit, fanno l'accordo, non fanno l'accordo, no? C'è molta incertezza su questo tema. È un tema caldo, lo vedo perché tutti i giorni mi arrivano domande su compro la sterlina, compro titoli obbligazionari in sterlina, eccetera. Ecco, rispondiamo a questa domanda. Allora, il problema della sterlina è duplice. Primo è che siamo di fronte a una situazione da scommessa più che da investimento, perché non sapendo, cioè per dire, il governo inglese è nel caos più totale, ogni giorno ce n'è una nuova. Quindi sposare l'ipotesi del accordo per l'uscita, sposare l'accordo per l'uscita dell'uscita senza accordo equivale a scommettere, cioè è tanto vero uno scenario quanto vero quell'altro. Quindi da un punto di vista tecnico, prendere posizioni oggi sulla sterlina è una mera scommessa. Può andare molto bene, può andare molto male. Non è un investimento da buon padre, non è l'approccio, diciamo così, all'investimento da buon padre di famiglia. Quindi è il primo motivo per cui non mi sento di consigliarla. Secondo motivo, c'è un problema. Oggi sul mercato, parlo italiano, tra Borsa Italiana ed EuroTLX, che sono i due principali mercati collegati all'obbligazionario, non ci sono molte obbligazioni in sterline liquide, cioè scambiate. Per darvi un'idea, queste tre che vi ho trovato, ho fatto fatica a trovarle e non sono neanche tanto convinto della risposta che vi sto mostrando. Perché? Perché la prima obbligazione scambia mediamente 26.000 pezzi, cioè il bar sotto casa tra la colazione e l'aperitivo scambia di più probabilmente di questo titolo. La seconda obbligazione scambia 21, la seconda 20.000 pezzi al giorno, quindi sono obbligazioni illiquide, poco scambiate. E quindi questo è un dato da tenere in considerazione perché è una fonte di rischio. I rendimenti, li vedete anche voi, sono particolarmente ridotti. Quindi, morale della favola, lato obbligazioni in sterlina, ve l'ho citato per completezza perché è un tema caldo, non vedo particolari soluzioni interessanti. Veniamo alla Nuova Zelanda, nel senso di valuta Nuova Zelanda, qui qualcosa di più interessante rispetto a prima lo troviamo, qualche cedola interessante la troviamo, qualche emittente con un buon pedigree, perché stiamo parlando di IMI, di Goldman o di enti equiparati o di titoli di Stato, che tra l'altro sono tassati al 12,5 invece che al 26, li troviamo, però attenzione che i rendimenti non sono particolarmente allettanti, quindi c'è la cedola ma non c'è un rendimento particolarmente brillante, l'unica fonte di guadagno sarebbe eventualmente la valuta. Dopodiché abbiamo lo ZAR, anche qui andiamo in questo caso in Sudafrica, e qui invece i rendimenti diventano assolutamente interessanti, vedete il rendimento diventa più che interessante perché qui ho messo solo le principali, si passa da un 6 a un 7, quasi a un 8%, quindi parliamo di rendimenti interessanti, parliamo di cedole, quindi di reddito altrettanto interessante, vedete 7, 8, 9% di cedola. Vediamo delle scadenze anche qui che sono abbastanza compatibili con l'ottica temporale di molte persone perché si va dal 21 al 27, al 26, al 24, quindi stiamo parlando di qualcosa che scade relativamente breve, poi è chiaro che ognuno ha la sua ottica temporale, però in linea generale non stiamo parlando di obbligazioni che scadono tra 20, 30, 50 anni, no?
Quindi l'atto valuta in ZAR qualcosa di interessante comincia a essere presente, no? Oltre al dollaro vediamo ad esempio lo ZAR. Poi abbiamo la valuta brasiliana, anche qui vedete i rendimenti cominciano a essere interessanti, non tutti, nell'ultima parte magari non sono particolarmente sexy, ma nelle prime parti vedete che dei 4-5% ci sono, le cedole, cioè il reddito che interessa a noi, sono sicuramente positive, vanno dal 5-6%, 7%, e così anche in questo caso le scadenze, vedete, sono abbastanza brevi, quindi anche l'atto valuta brasiliana potenzialmente c'è del rendimento e del reddito. Lira turca altrettanto, molto chiacchierata anche questa come valuta perché negli ultimi anni si è deprezzata parecchio, quindi di conseguenza i rendimenti sono schizzati alle stelle, se non entriamo nei dettagli, però vedete che i rendimenti viaggiano dal 12 al 17%, le cedole sono particolarmente generose, vedete troviamo anche un 30% di flusso cedolare, vedete che abbiamo tutti delle scadenze assolutamente limitate, le più lunghe vedete vanno fino al 2023. Quindi l'atto lira turca, moneta molto ballerina da prendere con le pinze, per carità, troviamo comunque un potenziale di rendimento. L'ultima valuta, se non mi ricordo, ma no, la penultima, è il rublo, anche qui vedete troviamo rendimento positivo dal 5 al 6,80%, cedole anche qui vedete pingui dal 5-7%, quindi sia reddito che rendimento sono soddisfacenti e anche lato, vedete scadenze, siamo su scadenze assolutamente abbastanza brevi, la più lunga è la 2023, quindi stiamo parlando da qui a 4 anni di vita. L'ultima che vediamo è la carrellata relativa alla moneta messicana, che qui vedete cedole, quindi reddito elevati e rendimento elevato, quindi da questo punto di vista siamo ok, anche qui le scadenze sono brevi, in molti casi vedete, soprattutto nei rendimenti più alti, i prezzi dall'alto sono anche sotto 100, quindi c'è anche un po' di efficienza fiscale. Quindi, morale della favola, se in Europa non c'è rendimento e non c'è reddito, in altre parti del mondo, in altre valute, invece del potenziale rendimento c'è e del potenziale reddito anche. Reddito si intende il flusso cedolare, non l'entrata periodica, che è quello che, di cui andiamo a caccia questa sera. C'è un però, che non è piccolo, che è quello della valuta estera. Cioè, se io compro una obbligazione in dollari, ho due scenari di fronte a me dopo che ho acquistato. O il dollaro si rivaluta nei confronti dell'euro, che è la mia valuta di riferimento, quella con cui per intendersi pago le tasse e vado a fare la spesa, oppure il dollaro si deprezza nei confronti dell'euro. Sono due scenari opposti per me. Se il dollaro si rafforza e io ho comprato l'obbligazione in dollari, sono contento, perché vuol dire che quando andrò a liquidare il mio investimento avrò guadagnato sia sulla cedola, sul rateo, e quindi lato obbligazione, mettiamola così, ma avrò guadagnato anche lato cambio perché si è rivalutato nei confronti dell'euro. Se invece il dollaro si deprezza, ed è lo scenario invece avverso, allora il problema qual è? È che lato valuta perdo soldi, lato cedola magari il rateo l'ho percepito, dipende quanto l'ho tenuto in portafoglio, ma sicuramente qualcosa l'ho preso e potrei, grazie al rateo maturato, andare a mitigare la perdita lato valutario, però è probabile che una perdita ci sia. Quindi se io compro un'obbligazione in dollari, se il dollaro si rafforza guadagno, se il dollaro si deprezza perdo soldi. Questo vale per il dollaro, come ho declinato l'esempio, ma in realtà vale per tutte le altre valute che abbiamo descritto prima, dalla moneta sudafricana, quella messicana, eccetera. E quindi il cambio è un rischio, ma anche un'opportunità. Partiamo però da un concetto base. Il cambio è considerato un rischio, quindi partiamo dal considerarlo un rischio. È un rischio però che possiamo eliminare oppure gestire limitandolo. Lo possiamo eliminare completamente come? Beh, coprendoci dal cambio. Su alcune valute è estremamente semplice, penso al dollaro. Su altre valute, lira turca o cose di questo tipo, è un pochino più complicato, però in linea generale oggi un investitore che desidera coprirsi dal rischio cambio lo può fare. Ci sono i futures, che
che sono gli strumenti più efficienti, non sono su tutte le valute, ma su quelle principali come il dollaro, così non c'è problema. Idem per le opzioni, sono un gradino sotto in termini di efficienza, c'è un pochino più da tribolare. Oppure in alternativa ci sono, si può andare a lavorare sullo spot del Forex, quindi compro dei dollari, vado short sul mercato spot, oppure posso utilizzare i CFD. Ho messo per completezza, ma non li utilizzerei, gli ETF. Gli ETF che lavorano sulle valute sono mediamente inefficienti, poco liquidi, poco scambiati, quindi li ho messi per completezza, ma onestamente non li utilizzerei, non mi sentirei neanche di consigliarli. Comunque, in linea generale ci sono. Quindi il rischio cambio, la bella notizia è che è completamente eliminabile. Su alcune valute più facile, su altre un po' meno, ma di base è eliminabile. Però attenzione, c'è anche la possibilità di limitarlo. Quindi senza eliminarlo completamente. Come si fa? Beh, col conto corrente in valuta. Se io apro un conto, i famosi multicurrency, se io attivo un conto multicurrency, ad esempio in dollari, io vado a limitare e a gestire il rischio cambio. Non lo elimino, perché prima o poi io quello che è l'importo all'interno del sottoconto, perché di fatto così si configura il conto multivaluta, lo dovrò andare a cambiare, però sceglierò io quando andare a effettuare il cambio valutario. Quindi il conto corrente in valuta può essere un'ottima soluzione in questa fase storica, soprattutto per valute forti come ad esempio il dollaro, per andare a limitare e gestire il rischio. È molto utile per tutti quegli investitori che non hanno le capacità di coprirsi dal rischio cambio. Chi magari non è pratico di CFD, di Forex e di opzioni, è difficile che, come dicevo nell'esempio di prima, riesca a coprire il proprio investimento per avere una copertura proprio del rischio cambio. È molto più facile per lui aprire un conto in valuta e utilizzare quel conto. Non avrai la copertura perfetta, per carità non è una copertura, ma puoi gestire e limitare il rischio. Oggi, anzi fino a ieri, i conti in valuta erano limitati a dollaro e le principali valute. Oggi molte banche online ti permettono di aprire un conto in valuta anche in lira turca, quindi valute emergenti e ballerine. Qual è il vantaggio di un conto in valuta? Beh, tecnicamente innanzitutto si presenta come un sottoconto fondamentalmente in valuta estera, quindi tu hai il tuo conto corrente classico in euro e un sottocassetto denominato in dollari piuttosto che lira turca, eccetera. Lo puoi mantenere attivo sine die, quindi è un conto che non ha una scadenza, resta in quella valuta fino a che tu non deciderai di chiuderlo o di convertire l'importo che c'è dentro. Tutti i proventi, e questo è il grande vantaggio, che tu percepisci, come ad esempio le cedole delle obbligazioni, ti confluiscono direttamente in questo conto in valuta senza essere, come si dice, convertiti. Se tu non avessi il conto in valuta, cosa succede? Che ti arriva la cedola in dollari e automaticamente la tua banca te la trasforma dal dollaro all'euro. Questa operazione ha un costo che non è neanche tanto dolce, diciamo così, con le banche italiane. Quindi, se tu eviti questa operazione di costi di cambio fondamentalmente, e le tue cedole le vai a mettere in automatico in dollari all'interno del tuo portafoglio in dollari, soprattutto sul lungo periodo hai un guadagno in termini di minori costi che veramente è notevole. Poi sarai tu un domani, se lo vorrai e se ti converrà, andare a chiudere quel sottoconto oppure a svuotarlo della valuta nel momento in cui ovviamente ti converrà andarlo a cambiare. Quindi, morale della favola, i conti in valuta sono uno strumento interessante per limitare il rischio. Mi chiedono quali sono i pregi e quali sono i difetti. Beh, allora, non sono stato chiaro, probabilmente chiedo scusa. Allora, il principale pregio è quello di poter limitare il rischio operativo e di farlo in modo agevole, anche se non sei esperto di futures e opzioni. La seconda, sei tu che scegli quando convertire di nuovo in euro, perché è un prodotto senza scadenza, quindi sarai tu un domani a tuo piacimento a decidere
il momento della conversione e la commissione occulta dello spread, che sono tutti i costi che la banca ti applica quando converti le cedole, i dividendi che maturi in dollari in euro, quelli li elimini perché tutta la valuta ti finisce direttamente senza cambio all'interno del tuo conto in valuta. Ovviamente non mancano i difetti, come dicevamo, ogni prodotto finanziario ha pregi e difetti, in questo caso non è un prodotto ma è uno strumento, ma non cambia nulla. I difetti sono fondamentalmente due. Il primo è che non è una copertura del cambio ma è una limitazione del rischio cambio. Il secondo è che paghi la doppia imposta di bollo sul conto corrente perché il sottoconto si configura come un secondo conto, quindi di fatto hai il doppio dei costi, ma non stiamo parlando di costi particolarmente proibitivi. Quindi in questo momento storico, secondo me, lavorare con i conti in valuta è estremamente interessante per il buon padre di famiglia, direi che è quasi una necessità. Attenzione però a un altro dato, che il rischio cambio è possibile trasformarlo da rischio, com'è, a opportunità. Quando avviene questo? Beh, avviene nelle fasi in cui la valuta estera si sta rafforzando nei confronti dell'euro. Ci sono delle fasi in cui anche la lira turca, anche monete particolarmente ballerino deboli nel corso della storia, hanno comunque avuto delle settimane, dei mesi, a volte degli anni di rafforzamento nei confronti dell'euro. Ecco, oggi un investitore potrebbe cominciare a seguire anche gli andamenti delle valute, quindi smettere di investire solo e soltanto in euro, ma cominciare a buttare l'occhio alle valute estere per cercare di capire quando una qualche valuta estera comincia a rafforzarsi nei confronti dell'euro. Non servono lauree in ingegneria aerospaziale o cose particolarmente complicate per cercare di lavorare le obbligazioni in questo modo. Quindi l'obiettivo è quello di cercare di cavalcare, no? Diciamo così, i diversi momenti delle valute. A questo punto, quindi, il discorso quale diventa? Diventa che cominciamo a vedere l'obbligazione come uno strumento per speculare sulla valuta. Quindi l'obbligazione resta lo strumento che ci paga un rendimento e una cedola e quindi un'entrata periodica, ma diventa anche, in questo caso, lo strumento per andare a speculare sulla valuta. Speculare sulla valuta con un paracadute offerto dall'obbligazione. Perché? Perché l'obbligazione matura rateo giorno dopo giorno. Quindi se anche l'operazione dovesse volgere in negativo lato cambio, comunque questa perdita lato cambio viene ammortizzata del tutto in parte, questo non è possibile stabilire a priori, grazie al rateo maturato e quindi al rendimento offerto dall'obbligazione. Attenzione però perché nel momento in cui cominciamo a lavorare con le obbligazioni in valuta estera, bisogna cominciare ad avere degli accorgimenti. Il primo lo vediamo in realtà tra poco, è quello di selezionare il momento opportuno per comprare l'obbligazione in valuta estera, quindi selezionare la valuta estera che si sta potenzialmente rivalutando nei confronti dell'euro. Questo però lo vedremo fra un attimo. È importante anche una serie di altri passaggi. Innanzitutto cominciare a selezionare accuratamente l'emittente, visto che già stiamo correndo coscientemente, ma lo stiamo correndo, il rischio cambio, non andiamo a correre anche il rischio emittente. E quindi da un punto di vista operativo scegliamo solo emittenti solidi. L'ideale è lavorare in realtà con titoli di Stato oppure enti equiparati. Penso ad esempio alle BEI, che è la Banca Europea per gli Investimenti, che è un grande emittente di obbligazioni in valuta estera, tra l'altro. Quindi, primo, emittenti solidi. Non corriamo ulteriori rischi oltre a quello valutario. Secondo, liquidità. Scegliamo sempre e solo obbligazioni in valuta estera molto molto liquide, molto molto scambiate. Il rischio qual è? Che se compriamo un'obbligazione illiquida, cioè poco scambiata, rischiamo di restare col cerino in mano. Quando la vogliamo comprare stiamo pur tranquilli che qualcuno ce la vende, ma quando questa obbligazione che abbiamo comprato comincia a scottarci tra le mani e la vogliamo vendere all'improvviso, state pur tranquilli che non trovate nessuno. Oppure troverete qualcuno che magari vi fa un prezzaccio particolarmente basso. Quindi da un punto di vista operativo, attenzione perché le obbligazioni poco liquide e poco scambiate possono essere un problema. Morale della favola, se andate su obbligazioni in valuta, visto che correte già a rischio cambio, non andate a correre anche il rischio
liquidità, quindi stare sempre su obbligazioni molto scambiate. In più c'è un altro discorso, dobbiamo ricordare che le obbligazioni non sono tassate, non hanno la stessa aliquota. Cosa vuol dire? Vuol dire che i titoli di Stato e gli enti equiparati sono tassati al 12,5%, mentre tutte le altre obbligazioni sono tassate al 26%. E visto che esistono molti titoli di Stato in valuta estera e molte obbligazioni di enti sovranazionali come la BEI, la BIRS, la Banca Internazionale, ecco, sfruttiamole. Cioè c'è un grosso vantaggio fiscale a comprare, ad esempio, in dollari un titolo di Stato piuttosto che un'obbligazione corporate. Ho fatto l'esempio del dollaro, vale ancora di più per la lira turca, eccetera. Quindi da un punto di vista operativo, mi raccomando, ragionate su tutti questi elementi, questo è un dato importante. Dicevo, c'è il problema del timing, cioè quando compro l'obbligazione in valuta estera. Beh, qui adesso questa sera non abbiamo purtroppo il tempo di illustrare tutte le strategie per decidere quando comprare una valuta estera e quando venderla. Queste sono cose che in genere approfondisco in quelli che sono i miei corsi di formazione, come ad esempio investire con le obbligazioni, eccetera. Questa sera il tempo è tiranno, non abbiamo lo spazio per affrontare questo tema, però vedete quella che vedete in sfondo in questo momento è un equity line di una strategia semplicissima sul dollaro. Quella che vedete in questo momento è una strategia che dice compra dollari, vendi dollari e lo fa in ottica di medio-lungo periodo. Lavora più o meno una volta a settimana, tiene le operazioni aperte mesi, a volte anni e ha l'unico obiettivo di dirci quando è il momento di comprare obbligazioni in valuta dollaro in questo caso e quando è il momento di venderle. Quindi non è un'equity bellissima da usare sulla valuta in sé, è un'equity che ci traccia la strada per dire ok, è il momento di comprare dollari tramite le obbligazioni. Allora, quando il sistema dirà è il momento del dollaro, si andrà a cercare l'obbligazione che presenterà in dollari il rendimento e il flusso cedolare maggiori e la si metterà in portafoglio. Ci saranno un altro paio di dettagli di cose da guardare, ma il dato di fatto è questo. E si controlla l'andamento del dollaro una volta a settimana, cosa veramente banalissima. Quando il sistema dice vendi, non devi far altro che andare a vendere la tua obbligazione. Questo è un sistema, ce ne sono tantissimi altri. Quindi oggi purtroppo l'investitore orfano di titoli di Stato e immobili deve cominciare a fare i conti con le obbligazioni in valuta estera, con i conti in valuta e con il timing di decidere quando entrare o quando uscire, in modo però, diciamo così, non a caso, perché quella che vedete qui, questa equity line, cioè la linea dei profitti, è basata su una strategia che è stata testata su base statistica, quindi è stata analizzata la serie storica delle contrattazioni e è stato detto che okay, quando si verificano queste condizioni compra, quando si verificano queste altre condizioni vendi e verifica se questa strategia nel passato è stata profittevole o meno. Il risultato è, direte, positivo. Non è un equity bellissimo per chi fa trading, ma non è un equity da trading, quindi serve per lavorare un altro strumento in un altro modo, ma di fatto è un equity è crescente che dà dei buoni risultati. Ecco, la logica è cominciare a lavorare sulle valute estere tramite le obbligazioni, ma facendolo in modo studiato e non improvvisato. Quindi, quando all'inizio dicevo studiare, mi riferivo a tutti questi dettagli. Altro aspetto che si può fare eventualmente con le valute emergenti, in particolare, ma non solo, lo si può fare in realtà anche col dollaro, è quello di andare a lavorare in un modo ancora un po' più aggressivo rispetto a quello che vi ho appena descritto qui. Adesso vi ho fondamentalmente detto o vi coprite dal cambio o usate un conto in valuta e deciderete in modo tranquillo quando cambiare il prodotto oppure cercate di approfittare delle mutate condizioni di mercato. In questo caso vediamo una strategia un po' diversa, un po' più aggressiva rispetto all'approccio che vi ho appena descritto, che è quella di andare a comporre un portafoglio permanente su obbligazioni in valuta estera, che non vuol dire tutto il vostro portafoglio, vuol dire che una parte del portafoglio attuale, un 5, un 10, un 20%, a seconda di quella che è la vostra pianificazione finanziaria, quindi grado di rischio, ottica temporale, obiettivo finanziario, stabilite un range più o meno massimo il 20, ma starei più basso in linea generale, ma comunque cosa, e lo mantenete
per X anni, che possono essere 5, 10, 20, eccetera, in valuta estera. Facendo che cosa? Beh, innanzitutto, se possibile, attivando un conto in valuta. Quindi, ad esempio, ragioniamo sulla lira turca, ma questo discorso vale anche per dire in dollari o qualsiasi altra cosa. Si apre il conto multicurrency, quindi il conto in valuta estera, in questo caso lira turca. Dopodiché, che cosa si fa? Si va a cercare un'obbligazione in lira turca che abbia una serie di caratteristiche. La prima è che sia un titolo di Stato o un ente equiparato. Perché? Perché sarà un emittente più sicuro, oltre che tassato al 12,5. Dopodiché si verifica la liquidità, quindi si scartano dalla propria ricerca tutte le obbligazioni con liquidità scarsa. Dopodiché, delle obbligazioni che rimangono, che cosa si fa? Beh, si fa una classifica, un ranking, dove fondamentalmente si vanno a cercare le obbligazioni che hanno contemporaneamente scadenza lunga, rendimento elevato e cedola elevata, flusso cedolare elevato. Dopodiché si cerca la media di queste tre variabili, si cerca l'obbligazione migliore in base a questi tre criteri e la si compra e la si mette nel conto in valuta. Dopodiché che cosa si fa? Si aspetta che l'obbligazione paghi una cedola, cedola che verrà inserita in automatico senza costi all'interno del conto in valuta e che noi potremmo decidere come utilizzarla. Se quell'entrata periodica effettivamente ci serve per vivere, allora la andremo a convertire in euro e la utilizzeremo per la nostra vita quotidiana, per pagare il mutuo, le rate della macchina, eccetera. Altrimenti, quella cedola la manteniamo all'interno del conto in valuta e la andiamo a reinvestire o sulla stessa obbligazione che abbiamo già comprato e che è in portafoglio, oppure su un'altra obbligazione, sempre nella stessa valuta, scelta con i criteri di prima, scadenza lunga, rendimento elevato e flusso cedolare elevato. Questo procedimento che vi ho appena descritto lo facciamo ad ogni scadenza di cedola. Poi arriverà un bel giorno dove la nostra obbligazione, anche se era scadenza lunga, giungerà a scadenza. A questo punto che cosa si fa? Si prende il capitale che è rimasto in valuta ed è stato messo a scadenza dell'obbligazione di nuovo dentro il nostro portafoglio e lo andiamo a reinvestire scegliendo di nuovo un'obbligazione in quella valuta con scadenza lunga, rendimento elevato e flusso cedolare elevato. E facciamo questo giochino del rinnovo della cedola o del rinnovo dell'obbligazione sine die nel lungo periodo. Lavorando in questo modo, non abbiamo purtroppo, come questo avviene sempre sui mercati finanziari, la certezza di guadagnare, ma cominciamo a mettere le probabilità dalla nostra parte anche sulle obbligazioni in valuta estera. Primo perché limitiamo i costi lato cambio e conversione. Secondo perché saremo noi a decidere quando convertire quanto è all'interno del nostro conto in valuta. E fino a che il conto in valuta resta in essere, noi lo facciamo lavorare ad alto rendimento e quindi produce dei buoni risultati in termini percentuali. Poi è chiaro, sono rendimenti in un'altra valuta, prima o poi li andremo a convertire, ma nulla vieta di farlo fra 10-20 anni, nel mentre il nostro capitale ha lavorato a rendimenti molto elevati. Io adesso ve l'ho declinato in lira turca, ma questo approccio uno lo può fare tranquillamente con un'obbligazione in dollari, con un'obbligazione in sterline, con un'obbligazione in qualsiasi altra valuta forte. Quindi è l'approccio che è importante da comprendere. Cioè oggi l'investitore deve cominciare a ragionare anche di questa di operatività di questo tipo. Poi, per carità, questa che vi ho appena descritto non è una strategia per tutti i portafogli e per tutti gli investitori, in alcuni casi lo può essere. L'esempio di prima che dicevo, il 10% del vostro capitale lo dividete, eccetera. Benissimo, non il 10% in lira turca, ma prendete quel 10% e lo dividete, ad esempio, in 5 parti, che diventa quindi un 2%. Un 2% lo mettete in lira turca, un 2% in rublo, un 2% in sterlina, un 2% in ZAR, eccetera, 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 e avete composto una porzione di portafoglio in valuta estera ad alto rendimento con questa strategia. Sul lungo periodo è probabile che il
il risultato complessivo non c'è la certezza, ma è probabile che sia inutile. Quindi da un punto di vista operativo questa è una strategia che secondo me potete tranquillamente valutare. Non tutti i portafogli la reggeranno, ma in molti portafogli secondo me è una strategia che si può assolutamente valutare. Discorso ETF. Che cosa sono gli ETF? Allora, ETF è l'acronimo di Exchange Traded Fund, che tradotto vuol dire fondo di investimento quotato in borsa. Sono uno strumento molto interessante per una serie di pregi che vi descriviamo fra un attimo, ma soprattutto perché ci permettono di evitare il rischio specifico e il rischio default, che invece era insito nelle singole obbligazioni che abbiamo descritto prima. Quindi se io compro un'obbligazione della Hertz e la Hertz va gambe all'aria, io ho perso i miei risparmi che avevo destinato a quell'obbligazione. Lasciamo stare che in genere le obbligazioni che falliscono, comunque c'è una quota di capitale che viene rimborsato, però mediamente il capitale che viene rimborsato dopo anni innanzitutto, e soprattutto non viene mai rimborsato interamente, quindi oggi ho 100 monetine, domani me ne ritroverò 20, 30, 40, a volte anche peggio. Quindi morale della favola, quando incappiamo in un default, mettiamoci l'animo in pace, è probabile che una buona fetta di quello che abbiamo investito non ci tornerà indietro. Se noi vogliamo eliminare questo rischio specifico, questo rischio default, cosa possiamo fare? Beh, possiamo comprare un ETF. Un ETF che cos'è? Beh, è fondamentalmente un grosso portafoglio, lo possiamo assimilare a un fondo di investimento, che fondamentalmente contiene al suo interno tanti prodotti. Ad esempio un ETF obbligazionario contiene al suo interno tante obbligazioni di tanti diversi emittenti e quindi è un prodotto ampiamente diversificato. Questo vuol dire che se anche uno degli emittenti che è contenuto nel portafoglio dell'ETF dovesse fallire, noi non ce ne accorgeremmo probabilmente neanche, cioè la quota ne risentirebbe in modo talmente leggero che per noi non è quasi come se non fosse successo nulla. Quindi un modo per eliminare completamente il rischio default specifico è quello di andare a lavorare con gli ETF. Attenzione però, perché questo è il pregio, ma c'è un difetto rispetto alle obbligazioni. Mentre le obbligazioni avevamo il rischio specifico, quindi compro quell'obbligazione, l'emittente salta, a fronte di quel difetto le obbligazioni presentavano dei pregi. Quali sono questi pregi? Beh, innanzitutto le obbligazioni, se tu la selezioni accuratamente e non fallisce, non perdi soldi. Perché? Perché prima di comprare puoi calcolare scadenza, rendimento e reddito. Se il reddito e il rendimento soprattutto sono positivi, tu sai che scadenza avrai un guadagno. Quindi comprare le singole obbligazioni salvo default significa avere la certezza di guadagnare, che non è poco. Significa avere la certezza di fare dei conteggi precisi, perché sai esattamente il giorno a cui compri o ipotizzi di comprare, il prezzo di acquisto, la data di scadenza, il prezzo di rimborso e il flusso cedolare da oggi fino a scadenza. In questo modo puoi fare dei calcoli precisi. Con gli ETF invece questi calcoli non li puoi fare, perché gli ETF non hanno una scadenza predefinita con un prezzo di rimborso predefinito. Gli ETF sono aperti. Tu lo sai, tu sai il prezzo di acquisto di oggi dell'ETF, ma non sai quando lo venderai e a che prezzo lo venderai. Quindi corri il cosiddetto rischio prezzo. Compro un prodotto oggi che spero che un domani risalga, ma che non hai la certezza che possa salire. Quindi attenzione, perché pregi e difetti vedete che ci sono. Le obbligazioni hanno il rischio default, ma hanno il pregio di poter effettuare dei conteggi di scadenza, rendimento e reddito prima di comprare. Quindi se la scegli oculatamente non perdi soldi, punto. Con gli ETF non vai in default, è impossibile andare in default, ma non hai le certezze di prezzo. Quindi strumenti che hanno pregi e difetti. La classica domanda è quale è meglio? Non c'è uno strumento migliore o uno strumento peggiore. Secondo me all'interno di un portafoglio servono sia le obbligazioni che gli ETF, ognuno con un ruolo specifico. Le obbligazioni sono quelle che ti danno le certezze,
in termini di scadenze, reddito e rendimento, gli ETF sono quelli che ti danno altri vantaggi che vedremo dopo. Quindi, secondo me, non è che uno escluda l'altro all'interno di un portafoglio. Descritto quindi che gli ETF hanno pregi e difetti, vediamo di approfondire un attimo questo aspetto. Quali sono gli altri pregi? Beh, innanzitutto abbiamo detto che gli ETF sono praticamente dei fondi di investimento quotati in borsa e quindi si caratterizzano prima per essere quotati, quindi li comprate e li vendete come se fossero le azioni e le obbligazioni della vostra home banking oppure andando allo sportello della banca, quindi avete una assoluta trasparenza di prezzo, cosa che i fondi di investimento non hanno. Perché quando andate in banca e comprate un fondo, stabilite il controvalore dell'operazione, ma il numero di quote, il prezzo, ve lo dicono solo alcuni giorni dopo. Con gli ETF questo non avviene. Cliccate il mouse, comprate e immediatamente quello è il vostro prezzo di carico. L'altro vantaggio che hanno gli ETF è che si caratterizzano, diciamo così, per essere a replica passiva. Cioè per replicare in modo passivo l'andamento del benchmark, cioè del loro parametro di riferimento. Per fare un esempio, se io compro un ETF che investe sull'indice azionario italiano FTSE MIB, l'andamento dell'ETF sarà esattamente uguale a quello dell'indice azionario italiano. Se l'indice italiano sale del 10, l'ETF salirà del 10, se l'indice italiano scende del 5%, il mio ETF si deprezzerà del 5%. Quindi non avrò un'extra performance positiva. Ma non avrò neanche il rischio di fare peggio del mercato, che è quello che invece fanno i fondi di investimento. I fondi di investimento dicono di essere a gestione attiva, ma quasi mai lo sono, anche se si fanno pagare cari per farlo, ma spesso e volentieri a causa anche solo dei costi elevati, non tanto dell'incapacità del gestore, che ci può essere anche quella, ma soprattutto degli elevati costi. In termini di gestione annua, di ingresso, di uscita, di performance, eccetera, sono talmente zavorrati che le performance sono peggiori di quelle dell'andamento del sottostante, che dovrebbero replicare e addirittura battere. Quindi, morale della favola, gli ETF replicano passivamente l'andamento del benchmark ed è un pregio rispetto ai fondi che invece in genere tendono a fare peggio. L'altro grande vantaggio che hanno gli ETF è quelli che costano poco in termini di commissioni di gestione rispetto ai fondi mal contati, la media degli ETF costa uno 0,40% all'anno in termini di commissione di gestione, mentre i fondi mediamente costano l'1,80, a volte anche molto di più all'anno. Cioè, senza ridere e senza saper contare, solo passare da un portafoglio di fondi a un portafoglio di ETF, che sono lo stesso strumento, semplicemente l'ETF quotato e costa meno. Ed è a replica passiva, risparmi l'1,5 circa, l'1,20, l'1,40 all'anno, l'1,40 un anno, l'1,40 due anni, l'1,40 tre anni, sul lungo periodo un sacco di soldi risparmiati, un sacco di performance in più. Quindi questi sono più o meno i principali pregi di un ETF. Vediamo adesso di capire perché sto parlando di ETF. Beh, prima abbiamo trattato le obbligazioni, ipotizzando di valutare quelle che sono le soluzioni del compro l'obbligazione singola. Adesso però vediamo la possibilità di comprare un paniere di obbligazioni tramite un ETF. Che cosa devo guardare quando devo ragionare di ETF obbligazionari? Beh, devo guardare, ad esempio, se questo ETF è a distribuzione dei proventi oppure ad accumulo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se ha distribuzione dei proventi paga una cedola periodica. Se invece è ad accumulo, vuol dire che non paga nessuna cedola, ma quello che dovrebbe pagare lo va a reinvestire nella quota. Se il nostro obiettivo è avere un'entrata periodica, ovviamente il nostro ETF deve essere a distribuzione. Quindi la prima cosa da guardare è quella. La seconda cosa che vedremo è il dividend yield, lo vediamo fra un attimo. Il dividend yield è quello che nei borsini chiamano il rendimento immediato. Cioè non è altro che il rapporto tra la cedola, il provente pagato e la quotazione dell'ETF. Occorre analizzare il sottostante, cioè che ETF cioè in che cosa investe l'ETF? Investe in titoli di Stato? Sono europei o sono americani? Investe in obbligazioni high yield?
Investe, cioè ad alto rendimento, barra alto rischio? Investe in paesi emergenti? Investe in azioni? No? A seconda del sottostante, ovviamente, ci saranno pregi, difetti e attenzioni da fare. Quindi un altro dettaglio importante è quello. In più è un dettaglio importante anche la valuta, per capire se il prodotto in euro oppure soffre le influenze del cambio. In realtà gli aspetti da valutare su un ETF sarebbero tanti altri, penso ad esempio alla replica, se fisica, passiva, fisica, eccetera, o sintetica, non abbiamo il tempo questa sera di approfondire tutti questi argomenti. Però questi quattro sono i principali. Deve essere la distribuzione dei proventi, deve avere un dividend yield elevato, il sottostante deve essere opportuno, dopo vediamo degli esempi, e la valuta deve essere ovviamente compatibile con la nostra pianificazione finanziaria. Perché vi ho fatto questa premessa? Per un motivo molto semplice, che scegliere gli ETF non è difficile, ma non è neanche così semplice o così scontato come sembra a prima vista. Io più o meno tutti i giorni, o via mail, o sul mio gruppo chiuso Facebook, attenzione, se non siete iscritti al mio gruppo Facebook chiuso, iscrivetevi, mandatemi domande, andate su Facebook, cercate Gabriele Bellelli, Trading e Investing, e mi trovate, chiedete il collegamento e vi faremo entrare. Dicevo, non passa giorno che sul gruppo meno mi arrivino domande del tipo: mi consigli un ETF obbligazionario? La domanda sembra semplice, il problema è che la risposta è un po' più complessa. Non è difficile, perché se uno ha studiato un minimo che cosa sono, quali sono le caratteristiche degli ETF, non ha problemi nel rispondere, nel organizzare la risposta. Ma per il neofita che non conosce gli ETF la risposta non è così banale. Guardiamo in sfondo questa immagine, no? Un attimo che bevo. Allora, dicevo, vedete, in questa tabella io ho rappresentato solo e soltanto gli ETF a distribuzione che investono in obbligazioni high yield. Quindi non ho messo tutti gli ETF a high yield, eccetera. Ho messo quelli a distribuzione high yield e basta. Quindi gli ETF in generale sarebbero molti di più. Ma se voi osservate, nonostante siano high yield e siano a distribuzione, se li contiamo, questi sono una ventina. E guardate che differenze di caratteristiche che hanno. Vabbè, ognuno ovviamente ha il... Dov'è? Qua. Ha il suo codice ISIN, che è praticamente il codice fiscale che serve per identificare in modo univoco un prodotto finanziario. Ovviamente ognuno ha il suo nome e cognome, ma questa è la base. Poi vedete che le differenze cominciano a nascere a livello di valuta, vedete? Alcuni sono in euro, altri sono in dollari. Quindi se il grado di rischio ce lo suggerisce, ce lo permette, idem l'obiettivo finanziario, allora potremmo valutare anche di lavorare con degli ETF in dollari, altrimenti per limitare il rischio e la volatilità conviene stare in euro, ad esempio. Altro dato importante, vedete la frequenza con cui gli interessi vengono pagati. Alcuni, vedete, sono pagati su base semestrale, altri trimestrale, altri mensile, altri annuale, quindi vedete che c'è una grande varietà anche in termini di quando distribuisco i proventi. E non è un dettaglio da poco, perché se una persona è fortunata perché ha bisogno di entrate periodiche, ma può aspettare 6-8 mesi per avere l'entrata, beh, non è un problema. Scegliere una scadenza semestrale o annuale può essere una soluzione efficiente per il suo caso specifico. Ma invece, se la persona è proprio con l'acqua alla gola e ha bisogno che tutti i mesi arrivi del denaro sul conto corrente perché deve pagare, che so, la scuola materna del bimbo, beh, allora dovrà per forza di cosa scegliere un ETF che paghi una cedola su base mensile.
Poi guardate, un'altra differenza è il dividend yield. Il dividend yield lo vediamo dopo, ve lo anticipo un attimo. Il dividend yield è questo, vedete, è il rapporto tra il dividendo, i proventi pagati e il prezzo del prodotto. Vedete, la formula è questo, è dividendo, cedola, quello che è, moltiplicato per 100, diviso prezzo. Questo è il cosiddetto rendimento immediato. Torniamo qui. Vedete, questo dato che ci serve per capire quanto eroga in funzione del prezzo la nostra... Il nostro ETF in questo caso, vedete che ha dei risultati molto diversi, cioè si va su alcuni dividend yield, vedete, del 6,50, altri sono del 4,90, altri addirittura dell'1,35, che ci sono delle grossissime differenze tra l'uno e l'altro. Anche questo è un aspetto da valutare attentamente. Poi abbiamo, vedete, le grosse differenze anche in termini di TER. Il TER non è altro che il costo di gestione annuale. Alcuni, vedete, costano lo 0,40, altri lo 0,50, altri magari lo 0,30 o lo 0,35. Vi anticipo, non è il caso di questi, ma ci sono degli ETF azionari che hanno un costo di gestione annuo dello 0,07. 0,0. Cioè veramente poco. Soprattutto se lo confrontate ai fondi di investimento che costano l'1,5, l'1,8, il 2%, eccetera. Quindi anche qui vedete in termini di gestione una bella differenza, perché tra quello che costa lo 0,3 e quello che costa lo 0,6, a occhio costano tutti e due poco. Uno dice, beh, costa lo 0,3, costa lo 0,6, costa poco, ma lo 0,6 è il doppio dello 0,3. Se noi cominciamo a ragionare in questi termini, il discorso cambia. Ed è questo il modo corretto di ragionare sui mercati finanziari. Dopodiché abbiamo differenze in termini di spread. Lo spread è la differenza tra il prezzo. La miglior è la differenza del book, fondamentalmente tra il bid e l'ask, il denaro e la lettera, cioè la differenza in termini percentuali tra la miglior proposta in acquisto e la miglior proposta in vendita. Minore è lo spread, è meglio è. Ci sono degli spread, vedete, dello 0,09, degli spread anche dello 0,40. Anche questo è un dettaglio da considerare. Dopodiché ci sono, vedete, il controvalore medio scambiato ogni giorno. Cos'è il controvalore? Beh, non è altro che il prezzo dell'ETF, in questo caso moltiplicato per il numero di pezzi che vengono scambiati. Ad esempio, se un titolo quota 10 euro, un ETF quota 10 euro e scambia 100 pezzi, il suo controvalore sarà 100 per 10, cioè 1000 euro. Quindi il controvalore non è altro che la somma del controvalore monetario che viene scambiato da un ETF o da un qualsiasi prodotto finanziario all'interno della giornata. Se osservate questa tabella, ci sono cifre molto diverse. C'è questo ETF, ad esempio, che scambia 300.000 pezzi al giorno. Forse addirittura, se vi ho scritto in piccolo, sono 3 milioni. Forse questo, no, questo può essere che siano 3 milioni di pezzi, di euro, scusate. Quest'altro qua 25.000. Adesso qui la tabella è un po' piccola, io sono anche senza occhiali in questo momento e quindi ho qualche difficoltà anch'io. Però il dato di fatto è che ci sono ETF molto scambiati, molto liquidi e altri molto poco. Anche questo è un altro dato da considerare. Dopodiché, vedete, ci sono altri dati che qui ho messo, come ad esempio se sono replica fisica o replica sintetica. Replica fisica vuol dire che l'ETF compra effettivamente i prodotti che dovrebbe comprare. Quindi compra effettivamente le obbligazioni che fanno parte di quel paniere che deve replicare, esattamente con gli stessi pesi percentuali, eccetera. Non ci sono sorprese. Se invece è a replica sintetica, diciamo che così, che la performance del sottostante è garantita attraverso un contratto derivato, un contratto di swap, di scambio, con una controparte che in genere è la casa madre. E quindi è un meccanismo un po' arzigogolato, morale della favola. Gli ETF a replica sintetica tendono a essere un po' meno sicuri rispetto agli ETF a replica fisica. Io onestamente tra replica fisica e replica sintetica me ne frego, però il dato di fatto è che se uno vuole essere proprio prudente, la replica fisica è meglio della replica sintetica. E anche qui vedete ci sono comunque differenze. Poi ci sono differenze anche di volatilità, guardate, questo ETF ha una volatilità del 9%, quest'altro ETF del 2,60%. Quindi anche qui è una bella differenza. Quindi vedete che questa introduzione su pregi, difetti e cosa osservare di un ETF non l'ho fatta per caso, ma l'ho fatta proprio per illustrarvi come selezionare gli ETF non sia complicato se conosci tutti questi aspetti,
ma non sia neanche così banale come viene ipotizzato. Quindi, quando qualcuno vi chiede quale ETF mi consigli, avete capito che non c'è una risposta, ma bisogna, diciamo così, chiedere altre informazioni all'interlocutore. Quindi quando il vostro vicino di casa, il vostro collega, nei prossimi giorni vi dice mi consiglio un ETF che investe in obbligazioni high yield, voi dovrete chiedergli in quale valuta lo preferisce, se preferisce un'erogazione dei proventi mensile, settimanale, trimestrale, annuale. E volendo eventualmente replica fisica o replica sintetica. In questo modo già scartate una bella fetta di ETF, dopodiché non dovrete far altro che andare a verificare quelli che hanno il dividend yield maggiore, fondamentalmente rifarvi la classifica in ordine di dividend yield maggiore e di acquistare quello fondamentalmente, ovviamente se è liquido e scambiato a sufficienza, dovete anche depennare tutti quelli illiquidi, ovviamente. Quindi, insomma, una volta che avete chiaro il quadro generale, la scelta diventa poi abbastanza semplice. Se io adesso volessi fare una fotografia a quella che è la situazione attuale in base al dividend yield, eccola qui. Quella che vedete in sfondo in questo momento è la classifica aggiornata a ieri di tutti quelli che sono gli ETF elencati, vedete, per il dividend yield. Vedete, si va dall'8% al 5%. Lo ripeto, il dividend yield è il rapporto tra quanto l'ETF ha pagato in termini di cedole e dividendi e il valore di mercato della quota dell'ETF, il rendimento immediato del borsino. Sono rendimenti interessanti, dall'8 al 5, in realtà questa è una selezione dei primi, poi in realtà ce ne sono centinaia che hanno rendimenti appena sotto il 5 o addirittura molto più in basso. Primo dato, vi ho dato questa classifica completa. Cosa vuol dire completa? Che vi ho messo insieme azioni e obbligazioni. L'ho fatta apposta perché? Perché volevo introdurvi un altro concetto che è importante. Gli ETF, l'abbiamo già visto prima, non sono tutti uguali perché hanno caratteristiche diverse. L'abbiamo descritto bene, credo, in questa slide. Ma sono diversi anche perché non investono nello stesso sottostante. C'è un sacco di persone, a volte anche addette al mestiere, quindi che fanno consulenza, che lavorano in banca, cose del genere. Non hanno ben chiaro che comprare un fondo, ma questo vale anche per un ETF, azionario o obbligazionario, siano due cose completamente diverse. Cioè, un po' come dire, visto che è un oggetto sferico, posso giocarci a calcio. Non è proprio così. Cioè, se è una palla di cuoio, ad esempio, di plastica, puoi effettivamente darci un calcio, giocare a calcio. Se si tratta di una noce di cocco, è vero che ha la forma sferica, ma se gli dai un calcio ti fai male. Ecco, spesso e volentieri si identifica lo strumento fondo, lo strumento ETF, come un unico agglomerato da trattare nello stesso modo. Ma è un errore clamoroso. Perché? Perché il sottostante non è lo stesso. Cioè, azioni e obbligazioni hanno caratteristiche diverse. Non solo in termini di volatilità, mediamente le azioni sono più volatili delle obbligazioni. Cosa vuol dire volatili? Vuol dire che hanno delle oscillazioni di prezzo più marcate. Se un'obbligazione oscilla del 2%, l'azione può fare più 20% nell'arco di una giornata, sono numeri a caso giusto per dare un'idea, no? Quindi non è solo una questione di volatilità e quindi di conseguenza di rischio, perché maggiori sono le oscillazioni e maggiore è anche il rischio che l'investitore tende a correre in linea generale. Non è neanche sempre così, ma facciamo finta che sia così. Ma ci sono delle differenze, ad esempio, anche sui motivi che ne determinano l'andamento dei prezzi. Esempio banale, se io compro un ETF che investe in azioni, vuol dire che sto comprando delle azioni. Avete mai pensato a cosa vuol dire comprare un'azione?
se tutti gli investitori, prima di comprare un'azione, si ponessero la domanda: che cosa sto comprando e perché lo sto facendo e che cosa comporta acquistare un'azione, molte azioni come Montepaschi, Carige, eccetera, non le tratterebbe nessuno. Comprare un'azione significa diventare socio di quell'azienda, diventare proprietario di una parte dell'azienda. Se io compro le TOZ, divento socio dei Della Valle. Sarò socio di uno 0,000, ma sono socio. Ho i loro diritti, i loro doveri, e sì, ho diritti e doveri di loro stessi. Quindi quando c'è l'assemblea posso andare a votare, quando c'è il dividendo percepirò il dividendo, quando ci sarà un aumento di capitale sarò chiamato a mettere mano al portafoglio se lo desidero e partecipare all'aumento. Quindi quando io compro un'azione divento socio di quell'azienda. A questo punto la domanda che nasce spontanea è: perché io devo diventare socio di un'azienda? Beh, l'obiettivo è semplice, per guadagnare. E quindi quali saranno le aziende da comprare? Quelle che producono utili e che hanno una buona redditività, quindi che hanno un ROE e un ROI in crescita elevato, possibilmente a doppia cifra, e magari a doppia cifra da 2-3 anni a questa parte. Quindi io desidero diventare azionista di un'azienda che produce utili e che ha una buona redditività. Già se uno ragionasse in questi termini tutte le volte prima di comprare un titolo, la metà dei titoli non li comprerebbe prima. Ma il dato non è quello. Il dato che vi ho elencato, cioè questa descrizione ve l'ho fatta, per un motivo molto semplice, che è quello di spiegare perché si deve comprare un titolo o non si deve comprare. Cioè qual è il motivo che spinge un investitore saggio a comprare? È quello degli utili. Quindi il motore che muove le quotazioni di un titolo sono gli utili. Se gli utili sono in crescita o sono percepiti dal mercato come in crescita, il titolo tenderà a crescere. Se gli utili sono considerati o percepiti come in contrazione, in diminuzione o come stabili, il titolo sicuramente farà fatica a salire, è probabile che possa correggere. Questo vale sul lungo periodo. Nel breve a volte ci può essere un qualche rumore di fondo, un qualche cosa, ma sul breve e sul medio periodo, sul lungo periodo soprattutto, il motore delle quotazioni azionarie è la presenza di utili e la redditività. Invece sulle obbligazioni, che cos'è che fa salire o scendere il prezzo di un'obbligazione? Beh, di base un fattore, anzi facciamo due. Il primo fattore sono i tassi di interesse. C'è un collegamento diretto tra l'andamento dei tassi e l'andamento del prezzo delle obbligazioni e vanno come Gianni e Pinotto, uno va da una parte, uno va dall'altra. Cioè quando crescono i tassi diminuisce il prezzo delle obbligazioni e viceversa. Quando diminuiscono i tassi aumenta il prezzo delle obbligazioni. Uno va da una parte, uno va dall'altra. Quindi il primo motivo per cui si muovono i prezzi è l'andamento dei tassi. Secondo motivo è, ad esempio, la solvibilità dell'emittente. Se l'emittente peggiora il suo rating, peggiora la sua solvibilità, che cosa succede? Beh, che i prezzi tenderanno a diminuire e che di conseguenza il rendimento tenderà a aumentare. Perché? Perché se l'emittente diventa meno solido, il mercato per prestargli soldi richiede prezzi, cioè scusate, richiede rendimenti maggiori. Al contrario, se l'emittente diventa più sicuro, allora al contrario, i prezzi tenderanno ad aumentare e il rendimento tenderà a diminuire. Quindi vedete che azioni e obbligazioni sono due strumenti con caratteristiche diverse, che hanno movimenti diversi, che traggono origine da situazioni diverse. Quindi pensare a priori che la strategia che funziona su un fondo, su un ETF obbligazionario, possa funzionare su un ETF o su un fondo azionario, beh, non è proprio così automatico, no? Quindi questo è un dato di fatto molto importante. Vedo che ci sono molte domande, apro un attimo nella parentesi, in merito alla registrazione. Vi confermo che è registrato, quindi domani presuppongo, salvo problemi tecnici dell'ultima ora, lo mettiamo online e quindi lo potete rivedere senza problemi. Ci sono migliaia di domande, siete più di 9.000 persone iscritte a questo webinar, ci sono domande che faccio veramente fatica, ma non riesco neanche a leggerle perché la chat scorre, non riesco a rispondervi, chiedo scusa, ma questa sera
vado a ruota libera io. Se avete bisogno, vedete in calce ogni mia mail, in ogni slide c'è la mia mail, g.belelli@belelli.biz, oppure vi ho detto che mi trovate anche sui social come Facebook o il gruppo chiuso, mi potete contattare in mail o sui social e rispondo alle domande nei prossimi giorni molto volentieri. Questa sera però non riesco proprio a rispondere a tutti, siete in troppi, sono troppe le domande, le più disparate, non riesco proprio, chiedo scusa, però nei prossimi giorni rispondo a tutti molto volentieri. Quindi dicevo, ETF e azioni hanno caratteristiche diverse, sono due cose diverse. È come pensare che un cane possa comportarsi come un cammello, sono due animali diversi, con esigenze diverse, dimensioni diverse. Ecco, la stessa cosa vale per gli ETF, ecco perché questo è un dato importante. Quindi adesso scindiamo le due cose, cioè adesso vi ho fatto un'introduzione sugli ETF, però adesso li distinguiamo e diciamo ok, vediamo come si lavora con gli ETF a distribuzione che investono in obbligazioni, ed è l'argomento che trattiamo adesso, e poi più tardi vediamo il discorso ETF azionari. Quindi da un punto di vista operativo questi sono tutti aspetti da tenere in considerazione. Arriviamo al dunque, anche perché sono già le 11 meno un quarto, il tempo è tiranno, abbiamo ancora tante slide. La classica domanda è: ok, bellissimo, se io voglio comprare degli ETF che investono in obbligazioni, quali compro? Allora, farvi l'analisi di tutti diventava estremamente lunga, perché l'avete capito, gli ETF sono centinaia e ognuno ha le proprie caratteristiche. Quindi, se facevo tutta la selezione passaggio per passaggio, ci mettevamo un'ora solo a fare quello. E quindi ho condensato e li ho selezionati io per voi. Ho selezionato gli ETF obbligazionari a distribuzione dei proventi che ritengo essere più efficienti. Questo non vuol dire che tutte li dovete comprare tutti, se vi piacciono, ma dovete scegliere tra quei 5, 6, 7, non mi ricordo, che vi ho selezionato, che fra un attimo vi descrivo uno per uno, quello che o quelli che sono più efficienti per il vostro caso specifico, perché alcuni di questi, lo vedrete, sono dei doppioni uno dell'altro. Doppioni perché investono nello stesso sottostante, ad esempio investono tutti e due in paesi emergenti, obbligazioni di paesi emergenti, magari lo fanno uno pagando la cedola semestrale e uno pagandola magari mensile, oppure uno in dollari e uno in euro, quindi sono due cose diverse. Quindi io ve li elenco una selezione che ho fatto sfruttando i passaggi che abbiamo descritto prima, no? Quindi mi sono fatto un file Excel complessivo e poi ho scartato tutto quello che era il liquido, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è il condensato che ritengo più interessante in questo momento storico. Allora, attenzione, un dato, prima ho passato un passaggio che però è importante adesso. Prima vi ho parlato del dividend yield, adesso in tutti questi ETF che andremo a censire parleremo del dividend yield. Quindi torno un secondo indietro per descrivere brevemente questa slide. Che cos'è il dividend yield? Il dividend yield non è altro che il rapporto, abbiamo detto, tra quanto l'ETF, in questo caso, eroga di cedola, e la quotazione del titolo. Ad esempio, se paga una cedola di 5 e la quotazione è 10, sarà 5 per 100 diviso 10, il risultato è il nostro dividend yield. E quello dicevo che nei borsini chiamano il rendimento immediato. Attenzione perché è un dato molto semplice da interpretare, cioè più è alto il dividend yield, maggiore è e meglio è fondamentalmente, no? Se io ho due ETF, uno con dividend yield 2 e uno con dividend yield 8, beh, tutta la vita prendo l'ETF con dividend yield 8. Più è alto questo valore, più vuol dire che è alto il rendimento immediato del prodotto. Quindi calcolarlo è semplicissimo, è una divisione matematica, interpretarlo è ancora più facile, si fa la classifica, il più alto vince. È un prodotto, cioè un prodotto, è uno strumento, il dividend yield, che ha dei pregi e dei difetti, bisogna conoscerli. Allora, il principale pregio è la semplicità di calcolo, ovviamente. Il secondo vantaggio è quello che è un ottimo criterio di selezione, almeno nell'immediato, perché è un dato oggettivo, preciso, non è opinabile, cioè se il dividend yield è 2 e l'altro ha un dividend yield di 8, non puoi dire sì, però il 2 mi è più simpatico, sì, sarà più simpatico, ma vince l'8. E quindi è oggettivo, è sintetico ed è un ottimo criterio di selezione. Però attenzione a una criticità. Qual è? Beh,
Dividend yield è calcolato come una divisione matematica tra due valori, A e B, che sono entrambi due variabili. Perché sono due variabili? Beh, perché la prima è il prezzo, e il prezzo di mercato cambia giorno dopo giorno, anzi, a volte cambia anche più volte nella stessa giornata, no? Quindi il prezzo di mercato cambia. Magari non cambierà del 10% da un giorno all'altro, però un pochino cambia. Nel corso delle settimane o dei mesi può essere anche sensibilmente diverso. Ma attenzione perché cambia anche i proventi erogati. Un ETF obbligazionario non è un'obbligazione a tasso fisso. L'obbligazione a tasso fisso, ad esempio il 5%, paga, salvo default, tutti gli anni il 5%. Caschi il mondo, quell'emittente tutti gli anni è costretto a pagare il 5%. L'ETF obbligazionario invece non è a tasso fisso, anche se a distribuzione dei proventi, come quelli che vediamo adesso, i proventi saranno diversi di anno in anno, o a volte anche di trimestre in trimestre. Perché? Per un motivo molto semplice, ve lo spiego. Un ETF obbligazionario che cosa fa? Prende dei soldi e li utilizza per comprare delle obbligazioni che servono per replicare un paniere. E quindi è un grande portafoglio pieno di obbligazioni. Cosa fa l'ETF? Prende obbligazione per obbligazione, prende quanto ogni obbligazione ha erogato, fa la somma quindi di tutte le monetine che sono state pagate all'interno del salvadanaio e alla data di, diciamo così, di stacco della cedola va a distribuire queste monetine a tutti i possessori dell'ETF. Quindi tanto le obbligazioni erogano e tanto l'ETF distribuisce. Ma perché allora a distanza di tempo un ETF non distribuisce lo stesso ammontare? Per un motivo semplice, che il paniere non è sempre uguale. Banalmente, perché il paniere può avere delle obbligazioni che scadono. Quindi se noi facciamo la fotografia oggi a un paniere di obbligazioni che produce interessi X, allora il nostro ETF produrrà, erogherà cedole per X. Fra 6 mesi andiamo a rifare la fotografia al paniere, banalmente, come dicevo, troveremo che alcune obbligazioni non esistono più nel paniere perché sono scadute e sono state sostituite con altre obbligazioni che magari avranno, anzi sicuramente avranno caratteristiche diverse e quindi avranno importi erogati, cioè cedole diverse. E quindi nel momento Y il paniere distribuirà Y. E quindi attenzione perché quando noi andiamo a fare il dividend yield, rapportiamo il prezzo di mercato, che è un dato che cambia, con il valore del dividendo che tende a cambiare. Oltre resta stabile, ma stabile non vuol dire uguale. Quindi attenzione che il dividend yield è un dato molto interessante da utilizzare, molto oggettivo, molto sintetico, ma tende a cambiare, quindi è da prendere con le pinze. Questo è un dato da considerare. Detto questo, vediamo un attimo di illustrare quelli che io ritengo in questo momento storico essere gli ETF più interessanti. Allora, il primo lo trovate qui, vedete, questo è il nome commerciale e questo è il codice ISIN. Che cosa fa questa obbligazione? Beh, investe in obbligazioni high yield americane con scadenza compresa tra 1 e 3 anni. Attenzione a un dato, high yield si traduce, cioè si scrive in italiano, high yield alto rendimento, ma in realtà alto rendimento è come si scrive, come si legge dovrebbe essere alto rischio. Non dimenticatevi mai che rischio e rendimento sono due facce della stessa medaglia. Vi faccio un esempio semplice per essere compreso da tutti. Se io presto dei soldi a mia mamma, e la mamma sono sicuro che me li restituisce, sul fratello, sul papà magari qualche dubbio ci può essere, ma la mamma è la mamma, quindi se io presto dei soldi alla mamma sono sicuro che me li rimborserà e quindi di interessi gli chiederò zero. Se devo prestare dei soldi alla prima persona che passa per strada, a me sono concesso di prestarglieli, io gli chiederò 20 di interessi. Quel 20 che cos'è? È il prezzo che io voglio che mi sia pagato per correre il rischio di non vedere più il mio denaro. Quindi vedete che rischio e rendimento sono due facce della stessa medaglia. Questo è un dato molto importante da tenere in considerazione, perché dovete sapere che tutto il marketing del risparmio gestito gira sulla parola rendimento e tende
sapientemente a occultare la parola rischio. Tutti questi ETF che vedremo non li definiscono ad alto rischio, ma li definiscono ad alto rendimento. Se un esperto non è un problema, ma se un neofita, la parola alto rendimento non l'associa al rischio, la associa a qualcosa che mi fa guadagnare un sacco. In realtà è vero, può avere un rendimento alto, ma attenzione, a fronte di quale rischio? Non dimenticatevi che rischio e rendimento sono due facce della stessa medaglia. Quindi quando leggete obbligazioni ad alto rendimento, non dimenticatevi che sono anche ad alto rischio. Sono le cosiddette obbligazioni spazzatura, per intendersi, no? Se le comprate singolarmente, cioè comprate proprio la singola obbligazione spazzatura, che so, il titolo è della Grecia, dell'Argentina, eccetera, che sono obbligazioni spazzatura, ecco che allora correte il rischio default perché avete comprato proprio quell'obbligazione, metti che quell'emittente salti, è il cosiddetto rischio specifico, no? Avete perso l'importo investito lì. Se utilizzate un ETF, che è un paniere molto diversificato al suo interno, per comprare obbligazioni a yield, il rischio lo riducete fortemente, perché se anche quell'emittente salta, il paniere è talmente diversificato al suo interno che quell'emittente nel paniere complessivo vale per solo l'1% e quindi non vi accorgete quasi neanche del default. Quindi è vero che sono obbligazioni a yield, cioè ad alto rischio, ma trattate con un ETF il rischio diventa molto smussato, l'ETF, ripeto, non può fallire. Quindi vedete, trovate nome, cognome e codice ISIN. Il sottostante, abbiamo detto, sono obbligazioni ad alto rendimento americane con duration corta, cioè tra 1 e 3 anni di vita. Il prodotto sottostante è in dollari, vedete, è in valuta americana, però attenzione, è attivo un meccanismo di copertura del cambio su base mensile. La copertura del cambio su base mensile sono connotazioni tecniche, non entro nel merito. Il dato di fatto è che è un prodotto che anestetizza il rischio cambio, quindi questo tende a ridurre ulteriormente il grado di rischio. Un po' lo attutisce il fatto che il paniere è diversificato, un po' il fatto che il paniere è coperto dal rischio cambio. È un ETF a distribuzione, altrimenti non ve l'avrei presentato, e paga una cedola su base semestrale. Se noi andiamo a rapportare quanto ha pagato con il prezzo di mercato, troviamo che il dividend yield, vedete, è del 6,26% all'anno, che è un dividend yield particolarmente interessante. Il costo di gestione annuo, vedete il TER, Total Expense Ratio, è dello 0,40% all'anno, quindi è assolutamente un costo contenuto. E quindi un 6,26 di dividend yield con queste caratteristiche che ho appena descritto. C'è un altro che secondo me è interessante, questo, vedete, questo è un Lyxor, qui trovate il codice ISIN. Che cosa fa questo? Questo ETF che cosa fa? Compra delle obbligazioni high yield, però in questo caso di paesi emergenti che investono e hanno un focus dei loro investimenti in America con una scadenza più lunga, quindi è sempre high yield. Quindi sempre obbligazioni spazzatura, però non più americane come nel caso di prima, ma di paesi emergenti che hanno un interesse in America. E la duration è maggiore, cioè la vita finanziaria delle obbligazioni che comprano, mentre prima era tra 1 e 3 anni, adesso è diventata da 1,25. Cosa cambia da 1 a 3 a 1,25? Beh, che 1 a 3 sarà un prodotto con una volatilità sulla carta più contenuta, più ridotta, mentre in questo caso un prodotto con duration 25 è un prodotto che sarà soggetto, almeno in parte per il suo paniere, a una volatilità elevata. Quindi questo secondo ETF è tecnicamente più rischioso di quello precedente. Primo, perché è più volatile e sottostante, cioè i paesi emergenti. Secondo, perché ha una duration di portafoglio maggiore, ha una vita finanziaria maggiore, compra obbligazioni con scadenza più lunga e quindi più ballerine nel prezzo. Semplifichiamola in questi modi. Quindi questo è più rischioso dell'altro. Paga anche lui, anche in questo caso è in dollari, ovviamente il sottostante, perché parliamo di focus in America, quindi sono tutte obbligazioni che sono denominate in dollari, ma anche in questo caso il nostro ETF è coperto dal cambio ed è coperto su base mensile. Paga una cedola su base semestrale e il dividend yield è un 6,34%, quindi anche in questo caso è abbastanza elevato, è sicuramente un dato interessante. Dopodiché troviamo quest'altro ETF. Qui
Torniamo sempre a lavorare sull'obbligazionario high yield americano, quindi lavoriamo sempre con obbligazioni spazzatura americane, in questo caso con scadenza tra 0 e 5 anni, quindi con una duration di portafoglio abbastanza ridotta. È sempre in dollari, ma con la copertura del cambio. Ma la caratteristica essenziale, almeno dal mio punto di vista, è che questo prodotto paga una cedola mensile. Quindi per la persona che proprio gli serve avere tutti i mesi un'entrata, questo è uno strumento, diciamo così, da avere, cioè nel senso è lo strumento da privilegiare, perché tutti i mesi caschi il mondo paga la cedola. È un po' come avere l'affitto, no? Quando uno compra un immobile vuole che l'inquilino gli paghi l'affitto tutti i mesi. Ecco, in questo caso comprando questo ETF, senza avere inquilino che non paga, l'inquilino che paga tardi, l'amministratore di condominio, il tetto da rimettere a posto, le spese condominiali, la rava e la fava, questo ETF tutti i mesi ti mette il denaro, no? Ti arrivano le monetine, plin plin, sul conto corrente in automatico senza spese. In questo caso il dividend yield è un 5,18. Questo secondo me è uno degli ETF che, diciamo così, potremmo definirli Oscar rischio rendimento lato distribuzione. Un ETF di cui ho già parlato in passato varie volte. Io sono in conflitto di interessi perché ne ho parecchi in portafoglio, quindi, però in generale è un prodotto molto interessante. Molto interessante secondo me anche questo, è abbastanza simile a quello precedente, nel senso che anche in questo caso abbiamo una cedola mensile, anche in questo caso abbiamo una copertura del cambio, non mi ricordo se l'ho detto, ma anche l'ETF di prima, questo della PIMCO, è coperto dal cambio, quindi è sottostante in dollari, ma c'è la copertura del cambio. Dicevo, questo ETF è sempre a cedola mensile, ha un buon dividend yield, perché vedete siamo a cavallo del 4,80%, però ha una caratteristica, ne ha due in realtà. La prima è che il sottostante sono titoli di Stato di paesi emergenti, prima caratteristica. La seconda caratteristica, qui non è scritta ma ve la dico a memoria, ha una duration che va da 4 a 7 anni, che vuol dire che ha una duration maggiore rispetto al PIMCO che abbiamo visto prima. Quindi questo e l'ETF di prima sono entrambi distribuzione mensile. Quello che cambia, che cos'è? È il sottostante, nel primo caso obbligazioni societarie americane, in questo caso titoli di Stato di paesi emergenti, ma cambia anche la duration. Nel caso di prima la duration era relativamente ridotta entro i 5 anni, in questo caso va da 4 a 7, quindi è maggiore. Quindi è lecito aspettarsi da questo ETF una volatilità maggiore rispetto al ETF precedente. Qualcuno sicuramente si starà domandando, sicuramente qualche mail. Vedi se c'è la domanda. Sì, però le quotazioni sono ballerine, roba. Esatto, vi anticipo già queste obiezioni. Questo è il grafico che voi vedete di questo ultimo ETF che vi ho descritto, quindi questo che investe in titoli di Stato di paesi emergenti in dollari, ma l'ETF a copertura del cambio paga la cedola mensile, no? La classica obiezione è: ok, bellissimo, ti paga la cedola tutti i mesi, però le quotazioni sono molto ballerine. Allora, qui bisogna iniziare a inserire un paio di aspetti che poi vedremo anche più tardi, li approfondiremo tra poco. Questi aspetti quali sono? Beh, innanzitutto il primo è che il nostro obiettivo non è quello di guadagnare sul prezzo del sottostante, che chiaro non deve andare a zero per carità, però il nostro obiettivo in questo caso è avere un'entrata periodica. Quindi il nostro focus è su quello che il prodotto ci andrà a erogare mensilmente, in questo caso comunque con la frequenza che è. Il primo obiettivo quindi è quello, cioè calcolare ogni mese o ogni semestre quello che è quanto denaro ci serve e fare in modo che i prodotti che noi abbiamo acquistato ci eroghino esattamente quell'ammontare monetario. Questo è il nostro punto di vista principale. Poi, se rispetto al mese prima, al mese successivo, l'ETF è ballerino nelle contrattazioni, per noi non è un problema, ovviamente a patto, altra condizione, che noi questo prodotto lo possiamo tenere in portafoglio in ottica di medio-lungo periodo, che vuol dire 4, 5, 6, anche più anni. Tutti gli ETF che abbiamo visto adesso sono tutti idonei all'investitore di medio-lungo periodo, quindi che investe dai 3, 4, 5 anni, magari anche 10, meglio ancora, che hanno ovviamente l'entrata periodica, ma questo vabbè, è l'obiettivo della conferenza. Quindi, da un punto di vista operativo, la classica domanda è: sì, ma le quotazioni sono ballerine. Benissimo, non le devi guardare. Tu compri e lasci nel medio periodo. Anche perché spesso e volentieri queste osservazioni dovete sapere che sono frutto di
visioni limitate. Se io guardo questo ETF e ne guardo solo gli ultimi anni, dico, beh, è vero che ho preso le cedole, però un po' è salito, un po' è sceso, un po' è salito, un po' è sceso, un po' si è ripreso, sono sempre a pari. Se io in realtà vado a fare un'analisi completa, che quasi nessuno fa, tutti si fermano al colpo d'occhio. È vero, ho percepito delle cedoline, però la quotazione ha fatto queste cose. Ripeto, premesso che la quotazione non dovreste controllarla, il dato andrebbe estrapolato del tutto. E che cosa ci dicono i dati? Beh, prendiamo questo ETF, che è proprio quello che abbiamo descritto prima, quindi non ho preso un ETF a caso, ho preso proprio quello che stavano descrivendo, no? Cosa ho fatto? Beh, sono andato a vedere il grafico storico completo. Tutti fanno vedere il grafico dal 2015, ma in realtà questo prodotto è nato nel 2013. Andiamoli a vedere tutti i dati. Andiamo a vedere che tendenza ha avuto. Beh, ha avuto veramente delle fasi di rialzo, delle fasi di ribasso, di rialzo, di ribasso, di rialzo, lunghe ribasso, poi di nuovo rialzo, eccetera. Vedete che ha avuto degli andamenti molto particolari. E se uno l'avesse comprato in emissione e l'avesse tenuto fino ad oggi, mese per mese avrebbe preso la cedola, quale sarebbe stato il suo risultato in questo alto, basso? Dato 100 il prezzo iniziale, a forza di incassare cedole, abbassando il prezzo di carico netto, quindi già rettificato delle tasse, eccetera, eccetera, il suo prezzo di carico sarebbe 74. Oggi questo prodotto vale 96. Se guardate, è esattamente in linea con questo grafico che dice che è partito nel 2013 da 10.000 euro e oggi ne vale più o meno quasi 13. È un 30% mal contato di guadagno, mettiamolo in questi termini, no? Numeri a occhio, ma più o meno siamo lì, no? Quindi vedete che, attenzione, perché sono prodotti da comprare e tenere nel lungo periodo, punto primo. Punto secondo, le quotazioni di breve vanno guardate, per carità, ma non si deve fare la fotografia minuto per minuto. Terzo, bisogna guardare il quadro d'insieme complessivo. Altro aspetto, l'ultimo, fate sempre i conti, perché spesso e volentieri quella che è la percezione dell'occhio sbaglia. A volte vedere il meno 10 del prezzo ti mette un'ansia che ti impedisce di ragionare in termini corretti e ti inibisce dal prendere le cedole pagate, andare a verificare quanto a quanto ammontano. A volte scopri che è vero che momentaneamente il capitale ha meno 10, ma magari ha incassato 25 di cedole. Quindi il tuo controvalore complessivo è comunque positivo. Quindi mi raccomando, ragionate sempre sui numeri, mi raccomando. Altro ETF che ritengo interessante è questo. Questo è un ETF che investe in titoli di Stato di paesi emergenti in dollari. Ma attenzione, in questo caso, rispetto a prima, non abbiamo copertura del cambio. Quindi è un prodotto, ve lo presento qua perché è molto simile a questo. Questo investe in titoli di Stato emergenti con cedola mensile, ma in questo caso con copertura del cambio. In quest'altro caso investe sempre in paesi emergenti, sempre in dollari, sempre con cedola mensile, ma attenzione, non copre il cambio. Quindi chi compra questo rispetto a quello precedente si fa carico del rischio cambio, che può essere un fattore positivo se il cambio si rafforza, può essere un fattore diciamo così, non positivo se il cambio invece va nella direzione contraria. Però chi vuole ha anche questa soluzione. Sempre in dollari, quindi in questo caso torniamo alle obbligazioni societarie in dollari, senza copertura del cambio, con distribuzione semestrale, c'è questo che è interessantissimo. Questo è un grande classico, questo è uno dei primi high yield che sono stati emessi in Italia, è il più scambiato di tutti gli high yield nettamente per distacco, è diciamo così, un ETF storico per chi li smanetta e ha un dividend yield del 5,60%. Poi ve ne presento un ultimo, mi sembra che sia l'ultimo, esatto, sì. Che investe in obbligazioni CoCo. Cosa vuol dire obbligazioni CoCo? Sono praticamente le nuove obbligazioni subordinate, però la caratteristica qual è? Che saranno sì obbligazioni subordinate, ma globali, cioè di tutto il mondo,
con copertura del cambio, quindi non sono solo obbligazioni subordinate italiane, ma l'Italia non è quasi rappresentata, in realtà, globali con copertura del cambio. Quindi investono in un sottostante, tra virgolette, rischioso, ma facendolo con la copertura del cambio e soprattutto facendolo con la diversificazione tipica dell'ETF. Paga una cedola trimestrale e un dividend yield del 5,32. È un ETF fresco, un ETF giovane, è nato da poco, però secondo me per variare, dare un po' di sale, un po' di pepe in qualche portafoglio di un qualche investitore un po' aggressivo, sicuramente, o comunque con un grado di rischio più alto della media, sicuramente possono essere. Può essere un ETF da valutare sicuramente. La classica domanda: ma se invece di un ETF noi comprassimo un fondo? Ora, devo essere sincero, ho fatto un po' fatica a trovare questo fondo. Perché? Perché mediamente i fondi non sono il massimo dell'efficienza. Che non vuol dire che non esistano fondi efficienti, per carità, qualche fondo ben gestito, gli H2O, qualche Nordea, qualche altro ci sono, per carità, ma sono mosche bianche. La stragrande maggioranza è che sono prodotti estremamente costosi e quindi di conseguenza inefficienti. E quindi oggettivamente ho fatto fatica, però volendo, se qualcuno dicesse ma a me gli ETF non piacciono, voglio dei fondi perché voglio farmi del male e pagarli tanto. Ecco che allora c'è questo fondo che secondo me, per chi ha come obiettivo finanziario avere un'entrata periodica, non è male. È un fondo della Templeton, ha un costo di TER, quelle che adesso chiamano spese correnti, dell'1,40% all'anno, è ovviamente a distribuzione dei proventi che vengono distribuiti con cadenza mensile. E il dividend yield è a cavallo del 5-6% all'anno. Questo è un fondo che distribuisce quanto matura, quindi non è come quei fondi a cedola terrificanti che ti restituiscono anche il capitale, eccetera, eccetera, facendotelo passare per cedola. Questo, quello che matura lo restituisce, quello che non matura non te lo dà. Quindi da questo punto di vista non ci sono sgradite sorprese, trucchi, eccetera. E questa che vedete in sfondo è la schermata delle ultime 10 o giù di lì emissioni, scusate, cedole pagate. E ve la metto a completezza, diciamo così, della descrizione un attimo per farvi vedere che effettivamente la cedola nell'ultimo periodo è stata abbastanza stabile. Vedete, non sono mai tutti uguali, perché? Perché, come dicevamo, questo ETF, questo fondo, come un ETF, no, replica un paniere che oggi ha una determinata composizione, fra un mese ce l'ha leggermente diversa, fra 2 mesi sarà ancora diversa, perché come dicevano qualche pubblicazione giungerà a scadenza, verrà sostituita da un'altra che avrà una cedola diversa, eccetera. Quindi non saranno mai uguali le cedole che vengono erogate, però vedete che negli ultimi 12 mesi c'è stata una certa stabilità. Le quotazioni sono un po' ballerine, vedete, però tendenzialmente ETF che non ha, è un fondo che non ha fatto danni, e quindi da questo punto di vista, secondo me, può essere interessante per chi ama i fondi. È chiaro che se uno lavorasse con un ETF, magari ci possono essere delle soluzioni simili a queste come sottostante, che invece di costare l'1,40 all'anno, magari costano lo 0,40, quindi hai un minore costo dell'1%. Però questo non è un fondo malvagio. Attenzione a un dato, ok? Adesso abbiamo visto vari ETF, la classica domanda è ok, però benissimo, me li hai fatti vedere, adesso io come faccio a comprarli? Cioè, li devo comprare domani mattina, li devo comprare fra un mese, li devo comprare fra un anno? E una volta che li ho comprati, come faccio a gestire la posizione, no? Allora, diventa complicato dare una risposta univoca. Perché? Perché, come dicevamo all'inizio, una delle prime cose che abbiamo detto è la composizione del portafoglio segue le regole della pianificazione finanziaria, che è un processo personalizzato, è un processo soggettivo. Per dare un'idea molto semplice, tra me e mio fratello, che abbiamo due situazioni diverse, pur abitando, cioè pur facendo parte della stessa famiglia, pur abitando ognuno da solo, pur avendo ognuno il proprio appartamento, eccetera, eccetera, abbiamo esigenze diverse, perché? Perché io ho un reddito, lui ne ha un altro, io ho un figlio, lui non ha un figlio, cioè ci sono tutte situazioni tali per cui, nonostante le similitudini che ci sono, anagrafiche, eccetera, eccetera, le mie
necessità finanziarie sono diverse dalle sue. Poi in più, ovviamente, io ho un grado di rischio decisamente superiore perché occupandomi di mercati finanziari so quello che faccio e quindi so fin dove posso spingermi a livello di rischio. Nel caso invece di Francesco, mio fratello, il grado di rischio è estremamente contenuto perché ovviamente non essendo lui del mestiere non apprezza certi rischi, eccetera. Quindi pur appartenendo alla stessa situazione abbiamo pianificazioni finanziarie diverse, che vuol dire che quello che compro per me non lo compro per lui. O se anche il prodotto è lo stesso, ne comprerò dei pesi diversi o magari lo comprerò in modalità differenti. Quindi, premesso che non c'è una regola univoca valida per tutti, ma il portafoglio deve essere personalizzato in base proprio alle, come un abito di sartoria, no? Si prendono le misure del braccio, del collo, della circonferenza, eccetera, e sulla base di quello si crea un vestito. Ecco, la stessa cosa del portafoglio. Quali sono le strategie migliori per lavorare sugli ETF obbligazionari? Beh, qui abbiamo molto margine in realtà, perché gli ETF obbligazionari sono uno strumento duttile, quindi si possono prestare a dei piani di accumulo, il classico tutti i mesi 100, 200, 300 euro. Attenzione che il piano d'accumulo presuppone che tutti i mesi paghi una commissione, quindi devi valutare l'incidenza che la commissione ha sul capitale che hai versato mensilmente. Quindi a volte magari non conviene fare un piano d'accumulo mensile, ma ti conviene farlo ad esempio trimestrale o cose di questo tipo. In questo modo riduci l'incidenza dei costi, anche questo sul lungo periodo è interessante. Il classico PAC è quello, no? A importo fisso, cioè tutti i mesi 100 euro, 200, quello ad esempio di prima. In realtà qui stasera non abbiamo il tempo di farlo vedere, ma in realtà lo faccio vedere nei miei corsi sugli ETF. Ci sono delle soluzioni di PAC molto più efficienti, cioè c'è il modo di costruire un PAC in modo più efficiente. Cosa vuol dire? Con un rendimento maggiore e una volatilità minore di risultato finale. Comunque, in ogni caso, il concetto di PAC è che è possibile applicarlo agli ETF obbligazionari. È perfetto. Ma gli ETF obbligazionari si prestano anche a una logica da cassettista. Ad esempio, uno potrebbe tranquillamente comprare l'ETF PIMCO, quello che ho fatto vedere prima, che paga la cedola mensile e investe in obbligazioni a yield. Può comprare l'ETF che investe in titoli di Stato di paesi emergenti con copertura del cambio e cedola mensile e tenere in portafoglio magari 10 anni, nel mentre si gratta la pancia e percepisce mese dopo mese le sue cedoline. Volendo, può fare un ribilanciamento. Cioè oggi ci metto 50.000 euro, 50.000 euro, metto delle cifre a caso, giusto le prime che mi vengono in mente, quindi 50, 50, magari dopo un anno uno è salito, l'altro è sceso, ecco può essere opportuno fare un ribilanciamento dei due ETF. Volendo una finezza si potrebbero anche ribilanciare in base alla volatilità, eccetera, ma qui il discorso diventa più complicato. Però la logica generale è che comunque è possibile fare il cassettista di lungo periodo con un ETF di questo tipo. Ma volendo possono anche essere gestiti con delle strategie che io chiamo attive. Cosa vuol dire strategie attive? Beh, vuol dire strategie che prevedono di comprare e vendere l'ETF, parliamo su base mensile, quindi non parliamo di stare tutto il giorno davanti al computer, in base a quelle che sono le mutate condizioni di mercato. E qui abbiamo delle soluzioni classiche, tipo i modelli trend follower, quindi quando i prezzi salgono a un determinato livello, ecco che allora si compra finché i prezzi salgono e c'è una certa tendenza al rialzo, mantengo, altrimenti liquido, porta a casa il guadagno. Questo è il classico approccio trend follower che si può tranquillamente applicare. La rottura dei massimi mensili o cose del genere. Ma ci possono essere, sono molto efficienti, i portafogli rotazionali. Sulla parola rotazionale in genere spaventa, sembra qualcosa stile Mazinga Z, no? Quelle cose lì. In realtà rotazionale significa semplicemente che il portafoglio ruota a seconda della forza relativa. Quindi il concetto è molto semplice, si stabilisce un paniere di obbligazione, ad esempio stabilisco un paniere di 10 ETF obbligazionari e poi ne compro solo due. Come faccio a comprarne 2 su 10? Cioè con quale criterio lo faccio? Utilizzo la forza relativa. Quindi ogni settimana, ogni mese, a seconda della strategia che adotto, facciamo una volta al mese, no? Una volta ogni mese io vado a calcolare la forza relativa di ognuno di questi ETF che compone il paniere. E quelli che avranno la maggiore forza relativa li compro.
li tengo in portafoglio un mese, poi di nuovo rifaccio la classifica. Se sono rimasti invariati, mantengo il portafoglio. Se invece sono stati sostituiti, li venderò tutti e due e li andrò a sostituire con i nuovi ETF che sono in cima alla classifica. Se solo uno esce dalla classifica, uno lo mantengo e l'altro lo esco. Poi dovrei anche ribilanciare, ma il discorso è quello. Fondamentalmente faccio una classifica per apporto relativa e man mano vado a investire in base a quella logica. Quindi si tratta tutte di strategie molto molto efficienti, le faccio vedere nei miei corsi investire con gli ETF, ma sono assolutamente strategie semplici, oggettive, adatte a qualsiasi investitore. Ecco, sono tutti però approcci che oggi un investitore dovrebbe conoscere. Cioè, oggi se uno vuole trattare il tema ETF, questo vale per gli obbligazionari, ma vale anche per gli azionari, deve conoscere. Cioè, va bene conoscere pregi, difetti e caratteristiche degli ETF in questo caso, ma anche le strategie attive o passive devono essere conosciute, perché oggi investire, ripeto, non è più così semplice come un tempo. Un altro strumento, andiamo avanti, per investire e avere un'entrata periodica è il mercato delle azioni. Comprare un'azione, dicevamo, significa diventare socio di, e quindi partecipare a tutti quelli che sono gli oneri e gli onori, pregi e difetti, diciamo così, di un'azienda. Se l'azienda utili si incassano dividendi, se l'azienda va male sono soldi da mettere mano al portafoglio con gli aumenti di capitale, però la struttura è quella. Le azioni anche qui le posso comprare o in modo diretto o in modo indiretto. In modo diretto comprando le singole azioni, compro Eni, Enel, Fiat, eccetera, oppure in modo indiretto compro fondi di investimento piuttosto che ETF. Anche qui attenzione però, perché non è una differenza di poco conto. Scusate un secondo che bevo. Allora, attenzione perché il discorso azioni va contestualizzato. Innanzitutto le azioni sono uno strumento più rischioso rispetto alle obbligazioni che abbiamo visto prima. Quindi sia che le azioni le trattiamo comprando le singole azioni che tramite ETF o fondi, stiamo comunque trattando un prodotto che potenzialmente è più volatile e quindi più rischioso rispetto a prima. Quindi stiamo facendo un salto verso l'alto in termini di maggiore rischio. Detto in altri termini, mettiamola così, non in tutti i portafogli ci devono essere le azioni. Cioè, mentre le obbligazioni non hanno controindicazioni, perché più o meno in tutti i portafogli possono esserci, dalla persona più prudente alla persona più aggressiva, le obbligazioni devono essere in portafoglio. Anche la persona che ha 90 anni, per dire, può detenere obbligazioni in portafoglio. Le azioni invece no, perché dipende dalla propria ottica, proprio dalla gestione anche dell'emotività, no? Le azioni hanno delle oscillazioni maggiori, quindi se una persona dà fastidio, dà vedere il mal di mare delle oscillazioni di quotazioni, ecco che allora magari non è tagliata dal punto di vista psicologico per l'azionario, ma magari è la persona che per esigenze proprio pratiche non si può permettere di perdere soldi, perché ad esempio è una persona che ha perso il lavoro e quindi il capitale che ha lo deve conservare con le unghie. E quindi magari inserire azioni in portafoglio può non essere opportuno, o magari lo può fare per importi estremamente ridotti, che sono un 5-10% di portafoglio al massimo, quindi le azioni non sono uno strumento per tutti. Detto questo, vediamo un attimo di capire come ci si può rapportare a questo strumento. Allora, anche qui bisogna capire attraverso quale strumento andiamo a trattare il prodotto. Perché? Perché se lavoriamo comprando le singole azioni, allora ci conviene lavorare o in ottica di trading, compro e lo rivendo, non dico giorno per giorno, cioè non è che lo compro oggi e lo vendo fra 10 minuti oppure fra 2 giorni, si può fare trading anche comprando oggi e vendendo fra 2, 3, 4 settimane, questo è un altro discorso, però sicuramente trading breve periodo lo si può fare. Come si può anche implementare una strategia che io ho definito investing, cioè una strategia più rilassata che dura qualche settimana o qualche mese. Quindi lato azioni, comprando le singole, possiamo permetterci il lusso di fare trading o di investire in ottica di medio periodo. Con gli ETF, in realtà possiamo fare le stesse cose, aggiungendo anche la possibilità di un piano d'accumulo. Sulle singole azioni un piano d'accumulo sarei cauto a effettuarlo per il rischio specifico. Metti che cominciamo ad accumulare, quindi attivare un piano di accumulo, su un'azione che
Oggi è solida, magari fra qualche settimana, qualche mese, qualche anno comincia a non essere più così solida. Beh, potrebbe essere un problema se noi nel tempo gli abbiamo accumulato un bel patrimonio. Quindi accumulare un'azione singola sarei molto cauto. Dovessimo farlo di un paniere di singole azioni, se ne può parlare, è un modo per replicare un ETF, ma allora a questo punto perché pagare tante commissioni e tribolare nel comprare tante singole azioni, quando possiamo comprare con una sola commissione un ETF che fa per noi la stessa cosa? Ecco, l'ETF, essendo un paniere ampiamente diversificato e non avendo rischio default, ci possiamo permettere il lusso anche di attivare un PAC, cioè un piano di accumulo. Quindi, da questo punto di vista, possiamo dire che l'acquisto degli ETF rispetto alle azioni tende a essere più efficiente per il buon padre di famiglia. Se ragioniamo in termini di azioni, e lo rapportiamo al concetto di questa sera, che è quello di avere delle entrate periodiche, che cosa dobbiamo guardare di un'azienda, di un'azione? Beh, innanzitutto se fa una politica di dividendi stabili. Innanzitutto dovete sapere che pagare il dividendo è una scelta, per due motivi. Primo, perché se l'azienda perde soldi non ha niente da distribuire, quindi questo è il primo aspetto. Ma il secondo aspetto è che ci può essere un'azienda che pur avendo degli utili decide di non reinvestirli, è una scelta aziendale. Perché non li distribuisce? Perché magari vuole accumulare del denaro per fare ricerca e innovazione, vuole acquistare un competitor, no? Ci sono tante le motivazioni per cui un'azienda potrebbe decidere legittimamente di non erogare dividendi, pur in presenza di utili. Quindi, primo, bisogna capire se l'azienda storicamente paga utili o no. Secondo, bisogna capire se storicamente questa azienda paga utili pingui, cioè utili generosi in termini percentuali. Ad esempio, Eni è un'azienda che storicamente fa delle politiche di dividendi pingui, stabili. Tutti gli utility principali come Snam, Terna sono sulla falsariga di Eni. Ci sono tante altre aziende invece che hanno delle erogazioni ballerine, cioè a volte non lo pagano, a volte lo pagano alto, a volte lo pagano basso, hanno una consuetudine magari nell'erogare dividendi straordinari, eccetera. Quindi la prima cosa da fare è capire qual è la politica dei dividendi di un'azienda e come lo si scopre. Beh, avete fondamentalmente due ipotesi. La prima è andare a vedere tutti i dividendi che sono stati pagati nel corso degli anni. In genere trovate questa informazione o sul sito di Borsa Italiana oppure direttamente sul sito dell'emittente. Se lavorate sul mercato americano avete un sacco di siti con queste informazioni, penso al sito Nasdaq.com che alla voce historical dividend vi mette a disposizione tutti i dividendi, tutte le date, le statistiche, una cosa eccezionale. Sul mercato americano qualcosa del genere non mi pare che ci sia, però recupera molto agevolmente, altrimenti si fa una cosa semplicissima: si dà un colpo di telefono alla società. Dovete sapere che tutte le società quotate hanno un sito, ovviamente, che contiene una sezione che si chiama Investor Relation, cioè ufficio relazioni con gli investitori, dove trovate l'indirizzo mail e il numero di telefono del responsabile, li potete contattare. Io vi consiglio di telefonare perché potreste anche mandare la mail, ma non sempre rispondere, magari con dei tempi biblici. Se telefonate, magari gli state addosso, fate molto prima. E chiedete a loro direttamente queste informazioni. Secondo aspetto, cosa fate? Dovete guardare il dividend yield, quindi torniamo al criterio di selezione prima, dividendo pagato diviso quotazione del titolo. Altro dato, valutare la solidità, quindi i bilanci dell'azienda. Guadagna, perde soldi, qual è l'indebitamento? Quindi ha utili o non ha utili? Ha redditività o non ha redditività? È indebitata? Non è indebitata? Qual è l'andamento degli utili? Crescono o diminuiscono? Qual è l'andamento dell'indebitamento? Qual è l'andamento del debito? Cresce o diminuisce? Sono tutti i dati che occorre valutare. Poi c'è il discorso ovviamente della valuta, se lavorate su aziende italiane e europee non c'è nessun rischio cambio, se lavorate invece con società americane, come vedremo dopo, c'è il rischio cambio, lo dovete considerare. In più c'è il discorso delle imposte, se lavorate su titoli italiani non c'è nessun problema, pagate le tasse sul dividendo, c'è anche la Tobin tax volendo, però per me non è. Sì, è un costo in più, però diciamo che non è quella che determina le performance negative o meno. E quindi se lavorate sul mercato italiano non ci sono sorprese dal lato imposta, pagate il 26%, punto. Se lavorate su titoli americani, ad esempio, dovete sapere che c'è la doppia imposta sui dividendi, quindi siete tassati del 15% di là e siete tassati del 26%
di qua. E quindi questo è un dato da tenere in considerazione. Questo vuol dire che alcuni dei rendimenti che sembrano particolarmente allettanti là di là, se voi li analizzate alla luce del cambio e alla luce della doppia intassazione, diventano un pochino meno sexy. Però il dato di fatto è questo, dopo ne parliamo meglio. Quindi questi sono gli aspetti principali. Vediamo un attimo il discorso. Quali sono le aziende italiane, le azioni, scusate, italiane, che sono più generose in termini di dividend yield, quindi quelle che erogano, eccetera. Allora, ripeto, il dividend yield è un dato scritto sulla sabbia, no? Perché rapporta due variabili: l'ultimo dividendo pagato e la quotazione di mercato. La quotazione cambia minuto per minuto. Il dividendo può non essere pagato, può essere pagato più alto, più basso, quindi stiamo parlando di un dato da prendere con le pinze. Però, in linea generale, questa è la fotografia aggiornata a sabato. Questi sono i principali titoli per quanto riguarda il rapporto dividend yield. Però attenzione, non è detto che, cioè, immaginiamo banca pharma factoring, no? Oggi è un dividend yield dell'11, metti che l'anno prossimo non paghi dividendo per scelta societaria, questo dividend yield automaticamente come se andasse a zero, no? Perché non viene pagato. Quindi è un dato da prendere con le pinze, però la fotografia è questa. Ora, sui titoli italiani non mi soffermo più di tanto, perché tanto facciamo periodicamente tutti i mesi la panoramica completa e quindi è un tema che tratteremo anche nei prossimi mesi. In più sono già le 11:30, quindi bisogna che ci diamo un attimo di gas. E quindi sul lato Italia passo oltre. Interessante invece il discorso, secondo me, azioni americano. Molti investitori italiani non investono sul mercato americano per una serie di motivi. Il primo motivo è quello del cambio, che si nascondono dietro alla voce, ma però c'è il cambio, e di fatto si perdono il mercato americano che dal 2009 sale ininterrottamente, continuano a lavorare con le Montepaschi, le Carige italiane. Quindi, primo, dietro il cambio, che si può vedere anestetizzare, congelare, limitare, eccetera, si preclude le opportunità. In più c'è un discorso di asimmetria informativa perlomeno percepita, cioè la differenza linguistica ci frena. È un po' come dire, beh, sai, l'azienda Pippo, Pips, facciamola così per l'americana, non so che cosa faccia, sai, dovrei andare a prendere il sito, andare a vedere, non so che cosa compro. Mentre in realtà, se noi andiamo a prendere un titolo italiano, ci sembra di avere la percezione di conoscerlo, no? Perché? Perché quando andiamo a fare la spesa, andiamo in giro per i negozi, fondamentalmente vediamo i prodotti di questa azienda, quindi ci convinciamo di conoscerla, ma in realtà, se ci pensate, noi di quell'azienda non conosciamo nulla. Provate a pensare a tutti gli operai, i dipendenti, gli impiegati, gli allevatori che lavoravano, che gravitavano nell'orbita di Parmalat. C'era gente che andava tutti i giorni là col latte a portarglielo, c'erano impiegati che tutti i giorni andavano là, o anche dirigenti, persone serissime, che andavano tutti i giorni a lavorare e non si erano mai accorti di nulla. Per loro è stato, no, il fulmine a ciel sereno, no? Loro però erano convinti di conoscere l'azienda, no? Quindi abbiamo la percezione di conoscerla, l'azienda, ma in realtà è un bias della finanza comportamentale, una distorsione di percezione, no? Le aziende italiane siamo convinti di conoscerle e quindi siamo più a nostro agio, invece le aziende americane non le conosciamo e quindi siamo convinti che siano maggiormente a rischio, ma in realtà non è assolutamente vero. Non conosciamo le azioni americane, ma non conosciamo neanche quelle italiane. Non siamo nel CDA, non siamo gli amministratori, quindi di fatto è un peccato. È un peccato perché in America invece ci sono un sacco di aziende molto interessanti. Adesso ne vediamo una serie. Allora, le aziende americane ve le ho divise in due parti ideali, no? Le aziende che pagano un dividend yield elevato, ma anche le aziende che magari pagano un dividend yield basso. Basso parliamo dell'1, 2, 3%, ma con una caratteristica, che però il dividendo lo pagano da 20 anni, non solo, a volte anche da più di 20 anni. Ma non solo, quel dividendo magari è anche crescente anno dopo anno. Quindi in America abbiamo la possibilità di avere delle aziende che pagano o dividendi elevati, oppure che anno dopo anno pagano sempre e pagano sempre di più. E non sono dettagli da poco per chi fa strategie di entrata cedolare. Allora, parliamo di dividendo crescente, perché di dividend yield se ne parla abbastanza, di dividendo crescente non se ne parla quasi mai. Credo che questa conferenza sia un unicum da questo punto di vista. Il grafico che vedete in sfondo non è un grafico dei prezzi, è un grafico dei dividendi.
Cioè ognuna di queste linee colorate rappresenta l'evoluzione del dividendo di determinate, come si chiama, determinate società. Un attimo che prendo gli occhiali, se li trovo. Ad esempio, vedete, la linea blu rappresenta le evoluzioni, vedete, di Johnson & Johnson. Vedete, stiamo partendo dagli anni 70, e questo è gli anni 80, quindi qui siamo a cavallo degli anni 70. Vedete, Johnson & Johnson ha avuto un dividendo, non solo che l'ha sempre pagato dagli anni 70, ma che è sempre stato crescente. Procter & Gamble, vedete, arancione. Questo si vede un po' meno male, ma c'è. E qui vedete tanti altri titoli, Chevron, Chubb, Caterpillar, AT&T, no? Ve ne vedete tanti, no? Queste sono tutte aziende interessanti, cioè chi va a caccia e fa politiche di dividendi, stile anche Warren Buffett, adesso Warren Buffett, definire un investitore è riduttivo, Warren Buffett è un imprenditore. Quando Warren Buffett compra un'azienda non è che ne compra 20.000 pezzi, ma no? Se ne compra la maggioranza relativa e poi ci mette dei suoi uomini o addirittura come CEO, oppure li mette in consiglio d'amministrazione, quindi di fatto fa l'imprenditore. Quindi quelli che dicono investi come Warren Buffett, poi per carità l'ho fatto anch'io il titolino dell'articolo, no? Investi come Warren Buffett, però in linea generale che Warren Buffett è un imprenditore più che un investitore oggi. Però alla fine Warren Buffett va a cercare situazioni di questo tipo e ce ne sono tante. Trovare situazioni analoghe in Italia vi posso garantire che praticamente non esiste. Quindi per chi fa politiche di entrate periodiche basate sui dividendi azionari, conoscere quali sono i titoli americani che tutti gli anni pagano il dividendo, che lo fanno da più di 20 anni e che hanno un dividendo crescente storicamente, è oro. E questo è un elenco, questo è un primo elenco di società, qui trovate, vedete, tutti i nomi con tutto l'andamento. Questo è un secondo elenco, sono altre 10 aziende, 12 mi pare, ci sono andamenti più o meno lineari, ma ci sono alcuni che sono veramente eccezionali. Guardate qua questa grigia Kimberly, questo ha una cosa spettacolare, questo dal 2003-2004 è inarrestabile, vedete, sono cose interessanti. Anche quest'altro, vedete, anche qui troviamo tutta una serie di Pepsi famosa, Target, vedete che sono tutti dividendi molto molto interessanti e crescenti. Queste sono tutte società Intel che da un punto di vista operativo sono tutte da considerare perché fa politiche di dividendo, eccetera. Come le possiamo trattare queste azioni che vi ho appena fatto vedere? Beh, come investitori noi abbiamo due soluzioni. Se vogliamo rappresentare, cioè se ci sentiamo più rappresentati dall'anima investing, cioè il medio e lungo periodo, ecco, li possiamo rappresentare, come in questo caso, questo che vedete è un grafico doppio, come si legge? In alto questa linea nera è l'andamento dei prezzi del titolo Chubb, un assicurativo, e la linea verde sotto è l'equity line, cioè la linea dei guadagni, no? E sarebbe praticamente questa linea verde l'andamento del vostro conto corrente se voi aveste seguito questa strategia su questo titolo, no? Avreste guadagnato? Sì, avreste guadagnato in questo modo, in questo modo. Questa è una strategia che lavora su base mensile, fa pochissime operazioni. Quando il mercato va male, vedete come in questo caso esce dal mercato e sta fermo. Quando vedete la linea pari, vuol dire che il titolo sta andando male, quindi la strategia si ferma, si disattiva. Quando poi il titolo, vedete, riprende a salire, allora anche la strategia riprende a guadagnare perché poi ti fa comprare il titolo, eccetera. E nell'ultimo periodo il titolo è andato su, la strategia è andata giù, capita, la strategia che sale all'infinito non esiste, esiste solo negli imbonitori, e quindi in questo momento la strategia sta facendo cilecca, ma storicamente è andata bene, continuerà ad andare molto bene anche nel futuro, poi non va applicata solo a un titolo, va applicata a tutta una pluralità di titoli, però in linea generale questa è una strategia che lavora su base mensile. Se ci sono le condizioni compra e mantiene, altrimenti vende e sta fuori, e funziona molto molto bene su molti titoli. Questa è una strategia investing, no? Quindi questo è un approccio che si può assolutamente utilizzare su questi titoli, come si può utilizzare anche un approccio trading. Trading vuol dire compro e rivendo appena le quotazioni
sono salite, visto che stiamo sempre parlando di CHUB, quindi questo titolo assicurativo, che è uno dei titoli che troviamo qui, adesso lo andiamo a prendere, che forse è la prima schermata. Dov'era? Qua, ciao, vedete questa linea viola, adesso non saprei neanche recuperarla. Beh, qua in mezzo, qua si vede male perché ci sono due viola uno sopra l'altro. Comunque, questo titolo assicurativo in ottica di investing dava questi risultati, in ottica trading dava questi altri. Ciao, è un titolo che ha carattere mirreverting. Mirreverting vuol dire che conviene comprarlo su debolezza e rivenderlo sulla forza. Quindi applicando una strategia di trading di breve periodo che prevede di comprare su debolezza e rivendere sulla forza, ecco che si ottiene un equity line, cioè una linea dei profitti di questo tipo. Ecco, queste sono le soluzioni migliori, secondo me, per cavalcare questi titoli. Qualcuno potrebbe dire, beh, però se tu cavalchi il titolo senza tenerlo in portafoglio sempre, non sei sicuro di percepire il dividendo. Cioè, la logica è la seguente: se io compro un titolo e lo tengo da cassetto, sono sicuro che questi dividendi li incasso tutti. Se io però il titolo lo compro e lo vendo, lo compro e lo vendo, può capitare che nel momento in cui paga il dividendo io non abbia il titolo in portafoglio e quindi di conseguenza questa selezione cosa me ne faccio? Beh, innanzitutto ne fai lo stesso per due motivi. Primo perché comunque sapere quali sono le aziende che storicamente hanno sempre cresciuto anno dopo anno il dividendo, lo fanno da 20 anni, è utilissimo per capire su quali titoli fare trading o quali no. Questo è un primo aspetto. Secondo, se tu comunque lavori in ottica investing, come in questo caso, hai comunque un grande vantaggio. Perché qual è il senso di percepire un dividendo se poi ti becchi un meno 50 sul titolo? Cioè, quelli che voi vedete qua come ribassi sono i grandi ribassi delle Torri Gemelle del 2001, 2002, 2003. Cioè, si è scesi, vedete, dagli anni 2000 al 2003. Qui si è scesi dal 2007 a inizio 2009. Qui il mercato ha fatto meno 50, a occhio anche qua. E questo per dire che se tu compravi il titolo, metti che l'avessi comprato anche pure qua in alto, ti trovavi meno 50. Del fatto che avessi percepito 2-3 dividendi da 3-4%, te facevi poco. E se invece tu hai un titolo che sai che quando paga il dividendo, se sai che storicamente paga il dividendo e che è un dividendo crescente, lo tratti in ottica di medio-lungo, è vero, magari non percepisci tutti i dividendi, ma quelli che non percepisci sarà perché il mercato scende. Quindi non percepisci il dividendo, ma in conto capitale sei salvo, che non è un dettaglio da poco. Quindi attenzione, perché è vero fare le politiche di entrata periodica, ma attenzione, questa entrata periodica deve valerne la pena. Se io per incassare un dividendo del 5-6% tengo in portafoglio un titolo che mi va a meno 20%, potrebbe non essere una scelta efficiente. Questi titoli che io vi ho appena descritto, non tutti ma molti, sono chiamati Aristocrat e in America esiste, anche in Italia dopo lo vediamo, un ETF che li rappresenta. Cosa sono i titoli Aristocrat? Sono quei titoli di aziende che pagano dividendi da 20 anni e che sono dividendi crescenti in modo continuativo. Quindi gli Aristocrat sono quelle società che pagano dividendo da 20 anni e che per 20 anni il dividendo è crescente, quello che vi ho appena descritto prima. Esistono degli ETF che investono in questa tipologia di sottostanti. Quotati sul mercato italiano ne abbiamo tre. Vedete qui trovate i codici ISIN e qui troviamo i tre. Sono tutti emessi da Spider, SPDR si legge Spider. In Italia è poco conosciuti, in America sono dei colossi a livello di ETF. Perché ne troviamo tre? Perché sono tre sottostanti diversi. Il primo investe effettivamente negli Aristocrat americani, che sono quei titoli che abbiamo visto qui per intendersi. Quegli altri due, il secondo investe negli Aristocrat europei, il terzo negli Aristocrat, diciamo così, globali di tutto il mondo. Attenzione a un dettaglio: mentre le società che fanno parte del primo ETF, quindi quelle che sono effettivamente americane, rappresentano alla lettera le caratteristiche dell'Aristocrat, cioè effettivamente è vero che da 20 anni pagano dividendi crescenti, negli altri due casi, cioè a livello europeo mondiale, queste caratteristiche non le trovate. Quindi se andate a vedere la descrizione dell'Aristocrat, ad esempio Europa, vi dice che quell'ETF investe in azioni europee ad alta distribuzione dei proventi, senza mettervi che da 20 anni pagano dividendi,
e che sono crescenti, perché se applicassimo questo filtro in Europa troveremmo ben poco. Quindi il vero aristocrat è quello americano, gli altri due sono delle copie un po' sbilenche, mettiamola così, per mancanza di... vedete che hanno costi di terra diversi. Il primo costa lo 0,35, poi lo 0,3, poi lo 0,45, perché è diverso l'impegno che devono mettere nell'effettuare nel replicare il paniere, fondamentalmente. È diversa la valuta, ovviamente gli altri sono in dollaro, quello europeo ovviamente in euro a riso cambio, cambia la distribuzione, cambia anche il dividend yield. Ovviamente questo americano paga un dividend yield ridotto rispetto agli altri perché sono salite talmente tanto le quotazioni del mercato americano che sui massimi, eccetera. La volatilità, vedete, questo è un dato interessante, tende a essere abbastanza stabile, non è che ci siano delle grosse differenze tra il globale, l'europeo e l'America, se a dimostrazione che oggi i mercati sono molto, diciamo così, correlati tra di loro, in più perché questo globale fondamentalmente ha una bella fetta di America al suo interno, quindi vedete che non c'è un grosso scostamento di performance riferita alla volatilità. Questo è l'andamento dei tre ETF che vi ho appena descritto, questi tre. Quello che ovviamente va meglio è quello americano, riga blu, vedete che questo che svetta qua in alto, perché è un mercato che è salito, mentre quello europeo e quello globale sono un po' zavorrati da questo punto di vista. E se invece volessimo fare proprio una politica di quali sono le azioni americane che pagano il dividendo più alto? Beh, anche qui abbiamo tante soluzioni, vediamo le principali. Innanzitutto, uno strumento poco conosciuto in Italia ma molto interessante è quello dei REITs. I REITs che cosa sono? Innanzitutto, REITs è l'acronimo di Real Estate Investment Trust e morale della favola, sono delle azioni delle aziende, quindi sono azioni di aziende che di mestiere, diciamo così, investono nel mercato immobiliare comprando direttamente degli immobili oppure gestendoli in modo diretto. Immobili che possono essere residenziali, possono essere commerciali, possono essere alberghieri, possono essere sanitari. Ci sono ad esempio dei REITs che sono specializzati, non so, negli ospedali, nei carceri, negli hospice, no? In cose particolari di questo tipo. Sono azioni ovviamente quotate in borsa, quindi le potete comprare e vendere con un clic senza nessun problema. Dicevo, investono in tante tipologie di settore immobiliare, per cui c'è un'abbondanza di scelta, cioè nel senso c'è un REIT. Se uno crede, ad esempio, negli immobili a uso civile, quindi residenziali, a New York centro, c'è il REIT di una società che effettivamente negozia solo appartamenti a Manhattan, ad esempio. Se qualcuno invece vuole gli hospice, allora ecco che magari c'è la società che tratta solo l'argomento hospice e che magari ha una decina di strutture, eccetera, quindi c'è una grossa scelta da questo punto di vista. Ma la grande caratteristica in realtà che ha fatto la fortuna di questo strumento è che per dei motivi particolari a livello fiscale, cosa fanno i REITs? Distribuiscono il 90% del loro reddito imponibile. Quindi sono una valanga di dividendi per gli azionisti, detto in modo grezzo ma giusto per capirsi. Quindi sono società molto interessanti perché erogano dividendi elevati, ecco perché ve li presento. Una di queste società che secondo me è interessante è Crombie Real Estate, la trovate qui in sfondo. Questo grafico come si legge? Beh, trovate due linee. La linea blu è il grafico storico dei prezzi, mentre la linea arancio, vedete, non è altro che l'andamento, il livello del dividendo. Vedete che il dividendo è rimasto stabile dal 2008 ad oggi. Questo è un pregio, perché vuol dire che almeno nel passato, il futuro non lo possiamo sapere, ma comunque questa società dal 2008 ad oggi non solo ha pagato dividendo, ma è stato anche stabile nel corso degli anni, quindi una politica che ha dato di gestione della società, che ha dato i suoi risultati. Non è che un anno ha pagato tanto, un anno dopo ha pagato poco, eccetera, perché gli utili sono stati ballerini. Diciamo che è stata una politica una società ben gestita, mettiamola in questi termini. Questa è una società attiva nel mercato canadese. Il dividend yield, rapportando il dividendo con la quotazione attuale, è a cavallo del 5,69%, che non è poco. Attenzione perché lordo.
E dopo vi spiego cosa intendo loro perché faccio l'esempio proprio. Qui vedete sempre, questo è un grafico che ho trovato sul sito del Nasdaq, Nasdaq.com, dove sono andato a inserire la voce Crombie, Historical Dividend, e in automatico vedete mi ha fatto vedere tutti gli ammontari di dividendi pagati, vedete, annualmente dal 2006 ad oggi. Adesso qui l'immagine è ferma, però se voi andate sul sito proprio del Nasdaq, andate col cursore qua sopra, vi dice esattamente la cifra che ha percepito. Qua sotto, qui non ve l'ho riportata, c'è un'altra colonna dove potete scaricare tutti i dati proprio mese per mese, anno per anno, eccetera. Attenzione, dicevo, alla doppia tassazione, perché immaginate di comprare questo titolo che costa 15,64 euro, immaginate di comprarne 1000 pezzi, 1000 azioni, voi avete un esborso di 15.000 euro, no? 15.640. Facciamo finta che non ci siano le commissioni, giusto per fare un conto semplice. Immaginate che il dividendo annuale di questa società sia lo 0,89 dollari ad azione, vuol dire che voi ogni anno avete un dividendo teorico di 890 dollari. Facciamo il conto in dollaro per semplicità, senza convertirlo in euro, eccetera. Quindi in teoria il vostro investimento di 15.600 dovrebbe darvi ogni anno 890 dollari. In realtà questo è un dato lordo, lordo però di due aliquote. Perché? Perché appena voi percepite questo, in realtà il denaro non vi arriva, passa prima dalla mano americana. Mano americana che si prende un 15%, per cui fondamentalmente si tengono 133 dollari e mezzo. Quindi il vostro dividendo netto straniero da 890 diventa 756,50. A questo punto arriva in Italia, ma prima di arrivare sul vostro conto passa anche la mano italiana che si prende dall'altra parte e quindi si prende altri 196,69. Morale della favola, dagli 890 siete arrivati a 560 praticamente monetine che vi mettete in tasca. Quindi attenzione perché quando si ragiona di dividendi esteri, in particolare americani, attenzione che c'è la doppia tassazione, che è un bel salasso. Quindi da un punto di vista operativo, tutti questi rendimenti che voi vedete sembrano particolarmente interessanti, ma devono essere tarati con il discorso della doppia imposizione. Un altro titolo interessante, sempre un REIT, è Omega Healthcare. Lo trovate qui, ha un dividend yield di 6,41. Questa è un'azienda anche lei specializzata nell'immobiliare, ovviamente in questo caso nello specifico settore sanitario. E vedete che ha una caratteristica: il dividendo è abbastanza stabile, tranne un anno, e è in crescita, vedete, dal 2009 ad oggi. Quindi è un'altra società che secondo me è interessante. Scartabellando se ne trovano tanti altri di questo tipo, qui ve ne faccio vedere solo due, però in realtà ce ne sono varie di soluzioni di questo tipo, quindi tutte strategie, tutti i titoli che hanno diciamo così, una certa stabilità, addirittura una crescita di dividendi erogati. Qui trovate una selezione di ETF che investono nei REIT, cioè mentre prima queste due aziende sono singole azioni che investono nell'immobiliare, in questo caso, ecco qui, voi trovate l'ETF che investe in azioni immobiliari, che investe in REIT, sono tutti americani e quindi non armonizzati. Non armonizzati vuol dire che se li negoziate, poi i proventi di questa operatività li dovete inserire in dichiarazione dei redditi, quindi trovare un commercialista che lo sappia fare e fate cumulo con l'IRPEF. Però se un investitore desidera lavorare sul mercato americano è possibile valutare di farlo, dipende dal capitale, eccetera, eccetera. Se vi servono informazioni sono a disposizione anche per questo, mi potete scrivere nei prossimi giorni, vedete, avete la mail g.belleli@belleli.biz, vi fornisco informazioni anche in questo caso. Dicevo, qui vedete sono tutti ETF non quotati in Europa ma quotati in America, quindi tutti non armonizzati, che sono tutti interessanti. Perché? Perché hanno, vedete, un dividend di questo grafico, non ve l'ho detto, è importante, rappresenta il dividend yield del titolo. Quindi ogni riga rappresenta il dividend yield storico di ognuno di questi ETF. E sono tutti, vedete, interessanti. Questo è il dividend yield attuale, aggiornato proprio a settembre, vedete, del 2019, quindi immagini fresche fresche, vedete che troviamo dei rendimenti interessanti, qua dal 6 al 7,5%.
Quindi sono tutte soluzioni che secondo me si possono interessare. Se non volete andare sulla singola azione a lavorare come trading o come investing, potete farlo tramite gli ETF che sono ovviamente non corrono rischio default, sono meno volatili, eccetera. Questi sono i prezzi invece degli stessi ETF di prima, quindi qui vi facevo vedere il dividend yield di questi ETF, questo è il grafico del dividend yield, questo è il grafico invece proprio delle quotazioni. Non partono tutti, vedete, da prima del 2007, dal 2008, alcuni sono nati, vedete, nel 2010-2011, quindi alcuni partono dopo, ma semplicemente perché sono stati creati in un periodo successivo, però questo è lo storico di tutti. Queste, secondo me, sono soluzioni molto interessanti. Molto interessanti anche le preferred shares. Queste che cosa sono? Sono le azioni privilegiate, chiamiamole, sono una sorta di azioni di risparmio italiane, cioè praticamente sono sempre azioni americane, che hanno una caratteristica, in genere pagano, cioè in genere, togliete in genere, pagano un dividendo fisso e generalmente anche un dividendo abbastanza pingue, per cui sono considerate un po' un ibrido tra un'azione e un'obbligazione, in particolare un'obbligazione yield per la volatilità che hanno, proprio per il fatto che pagano un dividendo fisso che è come se fosse una cedola fissa, no? Qualcuno le chiama anche le paragona alle perpetual come obbligazione, eccetera. Sono obbligazioni, quindi sono azioni, quindi a tutti gli effetti, ma pagano dividendi costanti e in genere abbastanza elevati. E quindi per chi fa politiche di entrata periodica, di strategie basate sui dividendi, ecco, queste in America sono soluzioni molto molto interessanti. Ovviamente c'è il rischio cambio perché il sottostante è americano. Che cosa potete fare? Beh, al di là di andare sulle singole azioni, potreste in realtà andare anche a valutare gli ETF. Ve ne presento due. Il primo è un ETF non armonizzato. Non armonizzato, dicevamo, significa che l'ho negoziato in America e che dovete poi riportare i risultati, no? Quindi guadagni e perdite sulla dichiarazione dei redditi. Il nome, vedete, lo trovate qua in alto, è un Invesco. Qui trovate due dati, due righe. Vedete, la linea blu è l'andamento dei prezzi, mentre la linea, come si chiama, arancione, è il dividend yield, l'andamento del coso. Vedete che ha un dividend yield del 5%. Ovviamente un dividend yield che è decrescente, vedete, anno dopo anno, per un motivo che i prezzi sono man mano cresciuti. Quindi al crescere dei prezzi ovviamente diminuisce il dividend yield. Guardate qui nel 2008-2009, qui i prezzi in linea blu erano crollati e guardate, il dividend yield si era impennato, era arrivato a 28%, cioè stiamo parlando di risultati spettacolari. Allora, adesso il discorso è un po' diverso, ma comunque è comunque 5%, insomma, loro tanta roba sull'azionario americano. Quindi, morale della favola, questo può essere una soluzione. Però questo è l'ETF non armonizzato. La classica domanda è, ok, c'è qualcosa di simile in Italia? C'è qualcosa di armonizzato che se io lo compro e lo vendo, lo posso fare con la banca sotto casa, non devo avere il commercialista, non ho problemi con la fiscalità, non mi fa cumulo con l'IRPEF? La risposta è sì. Quello che trovate in sfondo in questo momento è sempre un Invesco, è stato quotato anche in Italia. Attenzione che è stato quotato a metà del 2017, quindi è ancora poco liquido, poco scambiato, poco conosciuto e ha uno storico proprio di quotazioni ridotto come serie storica da analizzare in Italia. Però è armonizzato, fa esattamente quello che fa di là. È in dollari senza copertura, ha un TER dello 0,5, paga una cedola, un dividendo trimestrale e se noi andiamo a rapportare il dividend yield attuale siamo a cavallo del 4,40%. Anche questa secondo me è una freccia in più che oggi l'investitore ha per cercare dei prodotti a erogazione dei proventi. Anche questo lo puoi trattare in vari modi, io vi consiglio sempre delle strategie attive, non farei cassettista su un titolo di questo tipo, onestamente. ETF azionari ad alto rendimento, no? Se vi ricordate nella schermata iniziale, quando abbiamo cominciato a parlare di ETF, vi ho detto attenzione perché in questa schermata voi trovate sia gli ETF azionari che gli ETF obbligazionari. E vi dicevo attenzione perché io qui ve li ho messi insieme, ma in realtà bisognerebbe distinguere perché le azioni hanno certe caratteristiche e le obbligazioni ne hanno delle altre. Ecco, prima abbiamo descritto le obbligazioni, adesso vediamo le azioni, no? Perché in quella lista che c'era, i primi posti della classifica erano, diciamo così, ad appannaggio degli ETF che investono in sottostanti azioni. Eccoli qua i primi tre della classifica.
Prima c'era qualcuno che mi chiedeva dove ho preso queste classifiche, le ho prese dal sito justetf.com. È un sito in parte gratuito, in parte a pagamento, ma credo che costi un centinaio di euro all'anno, quindi una cifra assolutamente popolare. Dicevo, attualmente, proprio in questo momento in cui ci parliamo, a livello di ETF generali, i primi tre in ordine di dividend yield sono tre azionari. Sono, vedete, azioni America collegate alle infrastrutture, quindi una sorta di settoriale azionario specifico per l'infrastruttura energetica, e vedete, lo troviamo al primo posto con Invesco, al secondo posto con quest'altra società. Poi al terzo posto c'è invece l'azionario inglese fondamentalmente, UK, vedete. Ecco, questi sono i primi tre ETF azionari dividend yield molto alti, perché se vi ricordate quando parlavamo degli ETF obbligazionari, il dividend yield era a cavallo di un 5%. Qui stiamo parlando di un 8%, quindi stiamo parlando di tanta roba. Ovviamente però dovete ricordare che prima parlavamo di obbligazioni, adesso parliamo di azioni con un grado di rischio maggiore, certo, volatilità maggiore, eccetera. E quindi questo bisogna tenere in considerazione, perché? Perché il primo ETF, vedete, molto interessante, paga un dividend yield dell'8,67%, ma io non è che questo ETF lo comprerei e lo manterrei in portafoglio sine die. È vero, questo mi paga, vedete, una cedola trimestrale, paga un 8% rotti di dividend yield, e potrei pensare, beh, io ogni anno incasso l'8%, sto da Dio. Però in realtà, se uno guarda il grafico, questo è l'andamento storico. Allora, io non so, magari domani il titolo inverte e per i prossimi 10 anni sale in verticale, tutto può essere. Però diciamo che storicamente, per quello che ci è conosciuto a noi, questo settore in America sono 3 anni che non è in forma, perché questo è stato quotato, vedete, nel 2015. Considerando che Wall Street è sui massimi storici, vuol dire che è un settore proprio debole, perché se il mercato generale è sui massimi storici e tu settore sei a ribasso, vuol dire che non sei proprio il più forte della classe, no? Forse sei tra gli asini della classe. E quindi è un mercato da prendere con le pinze. Questo spiega anche il dividend yield così alto, cioè il dividendo è rimasto più o meno fisso, i prezzi si sono diminuiti, quindi di conseguenza il dividend yield è cresciuto nel tempo. Quindi, morale della favola, questo è un ETF da scartare o da considerare? Secondo me è da considerare, però è da trattare nel modo opportuno. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna trattarlo in un modo dinamico, cioè andandolo a comprare e a vendere a seconda della tendenza. Questo è un esempio molto semplice. Si prende una strategia trend follower, questo è un incrocio tra prezzi e super trend. Se non mi ricordo il settaggio del super trend, però oggi si può prendere un software, si può andare a programmare per vedere se conviene usare il super trend 10,3, 10,20, 10,10, insomma si fa il test su quello che è l'ottica un po' migliore da questo punto di vista. E si cerca di avere in portafoglio il titolo solo nelle fasi in cui è andato bene. In queste fasi il tuo guadagno è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita e gli eventuali dividendi trimestrali incassati. Quindi non andrai a percepire tutte le cedole erogate, ma sarai sul titolo solo nelle fasi in cui effettivamente le quotazioni tendono a salire. A volte non fai un grande affare come qui, però in linea generale è l'approccio che io ritengo essere migliore. Se uno avesse seguito questa strategia, questa è un'immagine che non ho aggiornato ad oggi, perché tra l'altro il titolo dopo questa cosa è sceso, quindi non l'ho aggiornata, però in linea generale vedete che avrebbe dato dei buoni risultati, perché su un capitale investito di 20.000 euro, questo sistema avrebbe di 10.000 euro, mi sembra, avrebbe guadagnato 5.000 euro, no, su 20.000, scusate, avrebbe guadagnato 5.000 euro, quindi un 27% mal contati, considerando anche i dividendi incassati nel mentre. E guardate che il trend di fondo è stato ribassista. Quindi vedete come una semplice strategia che ti dica compra e vendi a seconda delle mutate condizioni di mercato, unite alla variazione di prezzo e ai dividendi incassati nel mentre, abbia portato un titolo impostato a ribasso ad avere una performance comunque positiva sul portafoglio.
Questo è un esempio, questo approccio comunque va utilizzato anche sugli altri ETF. Quindi questi altri tre ETF che voi vedete qui, è vero che sono interessanti per il dividend yield, ma non dimenticatevi che sono azioni che sono rischiose e che potrebbero scendere a lungo. Guardate qui, lo ripeto, questo è un ETF che investe in azioni americane legate alle infrastrutture energetiche, Wall Street sui massimi storici, questo sui minimi. Questo vuol dire che è sempre prudente l'azionario andarlo a trattare non con logiche da cassetto, compro, lo tengo sempre via, perché tanto sul lungo periodo tutti i titoli salgono, in realtà sul lungo periodo l'unica certezza è la morte, no? L'unico modo è gestirlo in modo dinamico, come in questo caso. Abbiamo parlato di REITs, abbiamo parlato di immobiliare, parliamo anche, torniamo in Italia, di fondi immobiliari chiusi. Che cosa sono i fondi immobiliari chiusi? Beh, sono delle società che vengono create, raccolgono del denaro, con quel denaro raccolto comprano degli immobili fisici e li gestiscono per X anni. Dopodiché vanno a liquidare il patrimonio immobiliare e liquidano le quote. Nel corso del tempo, ovviamente, essendo questi immobili comprati, venduti, affittati, generano plusvalenze, generano dividendi che vengono poi erogati agli azionisti. Ce ne sono pochi quotati in Italia, alcuni non hanno fatto negli ultimi anni una bella fine, pensiamo al fondo Belisco, se non lo conoscete, so che non abbiamo tempo stasera, è già mezzanotte, quindi riassumo un attimo, però state su Google, cercate Obelisco, ne vedrete delle belle. Quindi insomma, è uno strumento che qualche criticità l'ha avuta nel corso degli ultimi anni, però qualche cosa di interessante come il fondo chiuso Unicredit Immobiliare 1 o questo Mediolanum Re 2, resta per real estate ovviamente, 2B in realtà, sono interessanti perché hanno dei prodotti, cioè degli immobili di qualità in pancia, sono società gestite bene. La differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo della perizia, il NAV di perizia, è abbastanza elevato perché il prezzo attuale sembra che giri a sconto di un 33%. La perizia viene fatta ogni 6 mesi da una società indipendente che prende immobile per immobile detenuto all'interno di questo portafoglio, li valuta a quotazione di mercato e trova il valore della singola quota. A fine giugno, inizio luglio, non mi ricordo mai, hanno decretato un valore di 3,63 euro a quota. Oggi quota 2,42 vuol dire che c'è una sottovalutazione del 33%, quindi un discreto patrimonio immobiliare, una società gestita bene, una sottovalutazione che comincia a essere interessante, se era del 50% era meglio, ma comunque un 30% va già bene, e un dividendo medio erogato a cavallo tra il 5 e il 7%. La scadenza massima è abbastanza lontanina, nel senso che per questi fondi hanno una caratteristica particolare, cioè praticamente questo fondo dovrebbe scadere naturalmente nel 2021, però in realtà per legge ci sono prima possibili 3 anni di proroga, non è detto che vengano fatti, ma in genere si fanno, e ulteriori 3 anni di periodo di grazia. Quindi fondamentalmente questo dovrebbe scadere nel 2021, però dovessero aggiungere il periodo di proroga di 3 anni, il periodo di grazia di altri 3, si andrebbe al 2027. Quindi se scade subito scade nel 21, se scade lontano scade nel dicembre 2027, oltre non possono andare. È un prodotto secondo me abbastanza interessante. Nell'ultimo anno in realtà è leggermente salito, vedete è passato da 2,20 a 2,40, però in linea generale secondo me può essere ancora interessante. Ora, la classica domanda è: perché ve lo presento? Prima nell'introduzione vi ho detto attenzione perché l'immobiliare è complicato, l'immobiliare italiano è complicato per quello che abbiamo detto, l'incertezza fiscale, i prezzi che diminuiscono, gli inquilini che faticano a pagare l'affitto, eccetera. È tutto vero, non cambia la mia view. Però il concetto è il seguente, no? Se un investitore vuole comunque comprare del mattone fisico, per quanto questo non sia mattone fisico, ma sia mattone finanziario, però vuole avvicinarsi il più possibile all'investimento, ma lo vuole fare senza avere un esborso monetario elevato, cioè non voglio comprare un appartamento con da 200.000 euro, voglio metterci solo 20.000 euro. E lo vuole fare avendo una entrata periodica, in questo caso tra il 5 e il 7%,
Senza avere rotture di balle, perché ci pensa tutto di fatto la società di Mediolanum, in questo caso a gestire il tutto, beh, secondo me questo può essere una soluzione da valutare. Non sarà il prodotto che ti raddoppia di prezzo, ma non è questo l'obiettivo, lo si può valutare. Quindi per chi cerca comunque l'immobiliare, investendo capitali ridotti, ma volendo andare su immobili interessanti, perché il patrimonio immobiliare detenuto da questo fondo non è assolutamente banale. E questo secondo me è un prodotto da valutare, se non fosse uno non ci dovrebbe finire. Ok, io per questa sera ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che se avete dubbi, domande, chiarimenti mi potete scrivere, qui trovate il mio sito belleli.biz, qui trovate il mio indirizzo mail g.belleli@belleli.biz, mi potete trovare anche su tutti i principali social, mi trovate su Facebook, mi trovate su Twitter, mi trovate su YouTube dove domani caricherò questa presentazione. Se avete dubbi, domande, chiarimenti mi potete contattare, mi potete scrivere, risponderò molto volentieri a tutti nei prossimi giorni e ovviamente io erogo anche formazione, quindi faccio corsi di formazione sulle obbligazioni, sugli ETF e sul trading dove metto poi in pratica tutto quello che abbiamo visto questa sera, quindi se volete imparare a fare le selezioni, se volete imparare a stabilire quando comprare e quando vendere.